Buongiorno a tutti, benvenuti a questo pomeriggio di introduzione, anche di discussione sul metodo montessoriano. Come sapete, nella scuola di scusate, non funzionava il microfono. Una sezione è proprio dedicata a questo metodo. Prima di iniziare, di presentare anche i relatori e le persone che sono qui presenti a questo convegno, vorrei ricordare che siamo in streaming, quindi il convegno potrà essere visto sul canale YouTube del Comune, anche per chi è da casa, ovviamente, questo anche per consentire una maggior fruibilità delle informazioni e degli eventi. Mi dilungherò pochissimo, vorrei ricordare solamente alcune cose. Maria Montessori, 1870-1952. Parliamo di un metodo che ancora oggi è considerato rivoluzionario, innovativo, eppure è passato tanto tempo. Adesso ci racconteranno meglio, appunto, qual è la forza di questo metodo e qual è la sua grandissima innovatività. E vorrei anche ricordare che stiamo parlando, introducendo questo metodo, di una grandissima donna che è stata un medico, una scienziata, un'educatrice e una filosofa, in un momento in cui, e qui mi aggancio anche ad una festa che sarà tra poco, che tutti festeggiamo dimenticandoci quanti personaggi importanti abbiamo avuto di genere femminile che hanno contribuito in modo così forte alla scienza, all'educazione, alla storia, alle arti, alla musica, e non mi dilungo oltre. Lascio la parola ai relatori. Abbiamo qui con noi Barbara Caprara, ricercatrice della Libera Università di Bolzano, Priscilla Coruzzi dell'Associazione di Promozione Sociale Un Villaggio per Crescere. Abbiamo qui con noi anche le insegnanti della Scuola di Vignale, Katia Mezzadri e Marianna Convalle, che appunto sono le due insegnanti che hanno seguito questo metodo. Personalmente sono qui come rappresentante dell'amministrazione per la scuola, ci tengo a ringraziarle personalmente perché lavorare su questo metodo richiede anche per gli insegnanti un grossissimo sacrificio che loro hanno fatto di cuore, ma hanno fatto tantissime ore di corsi di formazione. Non è facile diventare un insegnante Montessori perché è un metodo molto semplice, però che nella sua semplicità, proprio perché è così semplice, richiede un lavoro incredibile. Quindi le voglio ringraziare per il grandissimo sacrificio che hanno fatto, togliendo tempo alla loro famiglia, togliendo tempo ai loro interessi, al loro divertimento, oppure di ottenere questo risultato. Grazie, grazie. Allora, grazie mille per questa bellissima presentazione. Velocemente volevo fare alcuni ringraziamenti, parlo anche a nome di Marianna. Innanzitutto volevamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci sta sostenendo davvero tanto in questo percorso e in questo progetto. Volevo ringraziare Barbara che arriva da Bolzano con tutto il suo entusiasmo per parlarci poi del metodo Montessori. Ringrazio Priscilla per essere qua con noi, che poi ci presenterà un altro bellissimo progetto. Volevo ringraziare anche tutti voi che siete qua con noi, tutti gli insegnanti del nostro istituto che ci stanno aiutando ad andare avanti in questo progetto. L'interesse penso che si veda e questa cosa ci fa molto piacere. Ringrazio il professor Bianchi che è qua con noi, che è stato la prima persona che ci ha sostenuto e che ci ha sostenuto questo percorso. Senza di lui probabilmente forse non saremmo neanche partite, quindi grazie. Finiti i ringraziamenti, lascio la parola a Priscilla. Grazie. Allora, io ovviamente ringrazio le maestre, Marianna e Katia, per averci invitate come associazione a questo incontro. Ringrazio l'assessore Elisabetta Manconi e tutto il comune di Traversetolo per averlo reso possibile. E ovviamente un grazie, oltre a Barbara, anche a tutti voi
che siete qui, avete deciso di trascorrere insieme questo sabato pomeriggio. Un grazie soprattutto per averci voluto coinvolgere e condividere con noi il vostro progetto di avviamento di una futura casa dei bambini. Saremo liete di sostenere le maestre e camminare insieme a voi, accompagnarvi in questo cammino in cui noi come associazione crediamo moltissimo. Io rappresento l'associazione Un Villaggio per Crescere, un'associazione di promozione sociale nata a Parma da pochi mesi e che riunisce famiglie, quindi genitori, educatori della primissima e della prima infanzia, insegnanti e varie figure professionali che ruotano attorno al mondo dell'educazione. La nostra associazione è nata dalla volontà di costruire un villaggio allargato dove ognuno con le proprie competenze e predisposizioni personali si possa far carico di un'educazione consapevole dell'individuo. Il nostro nome viene infatti dall'antico proverbio africano: ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino. Il nostro obiettivo dunque è quello di sostenere attraverso corsi, convegni, conferenze, laboratori, incontri la famiglia, intesa come nucleo affettivo in cui il bambino viene amorevolmente accudito, e tutte le realtà educative ed istituzionali che si inseriscono nel suo cammino di crescita, e l'incontro di oggi ne è un chiarissimo esempio. Siamo qui dunque perché crediamo che un cammino come quello che le maestre e tutti voi genitori vi apprestate a intraprendere, ossia una realtà a metodo Montessori, risponda a tutto questo, nell'ottica di un'educazione che noi definiamo permanente, cioè che insegna a rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente e la persona in tutti i suoi aspetti. Un'educazione quindi che mette il bambino al centro di questo nostro villaggio che stiamo costruendo, una posizione che gli spetta di diritto. E proprio di diritto, in termini di diritti, ci parla Maria Montessori del bambino ormai più di un secolo fa, dicendo: molto si è parlato dei diritti dell'uomo, specialmente dei diritti dei lavoratori, ma è giunto il momento di parlare dei diritti sociali del bambino. Ecco, noi siamo molto sensibili sul tema del metodo Montessori, un po' per inclinazione personale e un po' anche per deformazione professionale. Come dicevo prima a Barbara e all'assessore, io e altre tre socie fondatrici dell'associazione ci siamo specializzate con un corso di differenziazione didattica dell'Opera Nazionale Montessori. Nel nostro consiglio direttivo ci sono tre mamme che vivono ogni giorno la realtà del metodo Montessori per la fascia 0-3, perché portano i loro bambini in un ambiente che appunto utilizza questo metodo. E quindi noi come associazione ci siamo date lo scopo proprio di divulgare e sostenere il pensiero di Maria Montessori. A questo proposito avete trovato delle locandine, cogliamo l'occasione per invitarvi al nostro primo ciclo di conferenze che si svolgerà a Parma, Palazzo del Governatore, tra febbraio e aprile, e vedrà come relatori Elena Balsamo, Patrizia Enzi e Daniele Novara. Anzi, gli incontri sono aperti, sono gratuiti per i soci, se qualcuno di voi vorrà associarsi oggi ci sarà la possibilità. E come potete vedere appunto dalla locandina, tutti gli incontri declinano il pensiero montessoriano relativamente a diverse fasce d'età del bambino. Il primo incontro lo terrà Elena Balsamo, che probabilmente molti di voi conoscono, è una pediatra di Bologna che tanto ha scritto, si è impegnata e ha scritto diversi libri sull'introduzione ai principi montessoriani, uno su tutti, libertà e amore. Lei terrà un incontro sullo 0-3. Poi avremo Patrizia Enzi, formatrice dell'Opera Nazionale Montessori, che terrà un incontro sul 3-6, un aiutami a fare da solo che tanto avrà da dirci Barbara oggi, e l'ultimo incontro lo terrà Daniele Novara, che penso conosciate, è il famoso pedagogista che ha fondato a Piacenza il Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti, e chiuderà il ciclo di conferenze tenendo un incontro sulla gestione dei conflitti tra famiglie, figli e preadolescenti. Sarà quindi, diciamo, un'ottima occasione per chi volesse approfondire le tematiche che sicuramente oggi Barbara tratterà in modo interessante. Avendo rubato fin troppo tempo, lascio la parola e vi ringrazio. E buon incontro a tutti. Intanto che Barbara si prepara, ultime parole, vi porto i saluti anche della nostra dirigente scolastica, la dottoressa Rusciano, che purtroppo non è con noi per un problema personale.
pronta. E se stai vicino si sente meglio, sì, immagino. Scusate il traffico, ma sono un po' disordinata e pasticciona tendenzialmente, ma adesso mi concentro e partiamo. Mi auguro in maniera adeguata. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio chi mi ha preceduto per queste bellissime presentazioni e ringrazio Traversetolo, le insegnanti e l'assessore che per la seconda volta mi hanno voluta qua. Io sono, penso che emergerà anche durante l'intervento, non sono, a differenza di chi mi ha preceduto, un'insegnante formata a Montessori, arrivo da un'altra parte, sono una ricercatrice in didattica abituata a lavorare nella formazione insegnanti sia della scuola dell'infanzia che primaria, che negli ultimi 10 anni progressivamente a causa di scuole viste, libri letti, convegni a cui ho partecipato, si è appassionata moltissimo all'approccio Montessori. Quindi da una decina d'anni faccio un po' il contrario di quello che molte persone dopo aver studiato il Montessori fanno, ossia dalla didattica generale sono arrivata ad approfondire meglio l'approccio, quello che definiamo approccio metodo Montessori. Spero che sarà chiaro alla fine della mia presentazione il perché mi sono appassionata così tanto a una proposta che, come diceva l'assessore, ha più di un centinaio di anni. Arrivo al dunque. No, non arriva nessun dunque, ho sbagliato tasto, ma eccoci. Allora, questa provocatoriamente una domanda che vi faccio: diamo uno sguardo alla realtà scolastica. Nella prima foto che vedete, quella in bianco e nero, una foto di un centinaio di anni fa, di una scuola primaria, e a fianco ho cercato in internet, sono un po' provocatoria oggi, ma lo faccio perché nell'ora che è a mia disposizione cercherò di comunicarvi moltissimi miei pensieri e riflessioni e quindi insomma vorrei sollevare un po' di spirito critico. Ho cercato una foto che purtroppo chiarisce ancora oggi come è organizzato l'ambiente e lo spazio in moltissime scuole primarie, quindi la realtà di allora, una realtà di 100 anni fa, fatta di banchi uno dietro l'altro, dove il posto principale è il posto dell'insegnante che spesso si nasconde dietro la cattedra, non è poi così diversa dalla realtà di tante scuole primarie che vediamo, dove ci troviamo noi, che molte scuole primarie che caratterizzano il nostro territorio. E la proposta Montessori, che abbiamo detto ha un centinaio d'anni, è ancora o è attuale in questo contesto che molto spesso ripercorre i passi della scuola di 100 anni fa? Beh, sono qui perché sono profondamente convinta che effettivamente la risposta Montessori sia una risposta assolutamente dirompente, di grande rottura e che propone una visione lungimirante, anche se sono passati 100 anni da quando la dottoressa l'ha sperimentata. Noi che ci occupiamo di didattica, scusate, ma il passaggio da un computer all'altro ha modificato il carattere, l'ha ingrandito e quindi si è il ca di didattica si è nascosto nella foto. Abbiate pazienza, sono presentazioni con pochissime parole, spero non sia un problema. Non me ne ero accorta, ovviamente sul mio computer la vedevo bene, ma direi che il succo è chiaro. Allora, noi che ci occupiamo di didattica guardiamo, avanzo sempre in maniera provocatoria un riferimento, guardiamo sempre alle scuole del nord Italia, famose le scuole finlandesi, perché pare che siano scuole dove si sta molto bene. Anche tutti i test di controllo rispetto a quanto imparano i ragazzi e rispetto a quanto sono autonomi poi di spendere e di applicare le conoscenze nel mondo reale, le scuole del nord Europa prendono punteggi sostanzialmente molto migliori di quelli che prendono le nostre scuole. Andando a scavare emerge chiaramente il fatto che un certo tipo di didattica, che non caratterizza le nostre scuole ma che caratterizza certe
modalità applicate ai paesi del Nord Europa o degli Stati Uniti è una didattica che ha introdotto il concetto di libertà sotto varie forme. Si dice, il linguaggio tecnico, è una didattica aperta. È una didattica aperta in cui il bambino gode nel processo di apprendimento di libertà di scelta e di decisione. Tutto questo è funzionale, dicono i testi scritti dai miei colleghi professori molto più titolati di me, che pubblicano molti libri, eccetera, eccetera, dicono i testi che effettivamente una didattica più aperta, quindi meno centrata sull'insegnante che trasmette informazioni e conoscenze, è una didattica che ci permette di gestire la complessità delle nostre classi. Tutti coloro che lavorano a scuola ci dicono, e penso che non facciate eccezione in questo territorio, che la situazione delle nostre classi sta diventando, è diventata negli ultimi anni, sempre più eterogenea. Abbiamo bambini che provengono da altre nazionalità, che quindi arrivano a scuola parlando lingue diverse, avendo religioni molto diverse da quella a cui siamo abituate. Abbiamo bambini che, questo c'è sempre più chiaro, era così anche prima, ma adesso siamo legittimati a dirlo e a pensare, imparano in maniera diversa. Ci sono bambini che hanno delle difficoltà nell'apprendimento, chi fa fatica a leggere, chi fa fatica a discriminare numeri, chi ha bisogno per concentrarsi di muoversi molto, chi ha bisogno per concentrarsi, per potersi concentrare di uno spazio diverso perché nel caos non ce la fa. Abbiamo delle classi che sono molto colorate e questo sta diventando di difficile gestione da parte dell'insegnante. Abbiamo delle difficoltà, parlando con le insegnanti queste emergono, sempre crescente. Il modello frontale, che tutti noi diciamo è chiaro, è superato, le ricerche ci hanno detto no, non facciamo frontale, ma molto spesso entrando nelle nostre scuole, penso alle scuole primarie o alle scuole secondarie di primo grado, purtroppo constatiamo che l'insegnante che è solo deve gestire 25 bambini che hanno tutte le loro esigenze e le caratteristiche diverse, si trova molto spesso ad usare una modalità che è quella frontale discendente, che non funziona, ma è quella a cui ci ancoriamo perché è uno dei pochi elementi che ci permettono di sopravvivere. In questo modo noi proponiamo a tutti sostanzialmente nello stesso tempo lo stesso tipo di lezione, la stessa offerta didattica. L'insegnante è una sola, non ci sono le compresenze, non ci sono dei materiali adeguati all'interno della classe, l'edilizia scolastica non ci aiuta, spesso le classi sono strette, abbiamo fino a 28 bambini. Tutto questo rende quasi necessario che l'insegnante ricorra alla lezione frontale, anche se tutte le ricerche stanno dicendo che non è possibile fare fronte all'eterogeneità delle classi, alle differenze intrinseche nelle classi, usando questi strumenti che sono datati e che le ricerche hanno dimostrato non funzionare in maniera particolarmente adeguata. Inoltre, se l'insegnante è la persona che trasferisce e trasmette informazioni, molto difficilmente il bambino saprà diventare autonomo nel percorso scolastico. Infatti, grosse difficoltà le abbiamo nel nostro sistema scolastico quando andiamo a testare quanto i bambini sanno trasferire conoscenza ad altri contesti. Faccio degli esempi magari banali. I nostri bambini sono alla scuola primaria, sono magari resi abili di rispondere, di imparare a memoria le tabelline, la tavola pitagorica, e di fare il lunedì la gara di tabelline chi risponde prima, ma se messi in contesto vero al supermercato sono molto lenti a capire se stanno essendo fregati nel resto oppure se la cassiera ci ha dato il resto adeguatamente o qual è esattamente il panino che costa di meno che quindi mi posso permettere. Questo è un esempio banale che però possiamo capire tutti, anche se non siamo nello specifico ambito formativo, ma le ricerche ci dimostrano che
nonostante noi trasferiamo, noi siamo molto bravi nella nostra scuola a trasferire le conoscenze, avere queste modalità più frontali, le informazioni sono trattenute dai bambini il tempo giusto per il test, quindi per salvarsi la faccia durante la verifica o l'interrogazione, ma passati 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, diventa per loro molto difficile raccontarci che cosa hanno imparato e soprattutto collegarlo in maniera sensata a quello che nell'apprendimento si propone successivamente. Quindi diciamo che una prima fotografia alla nostra, alle tendenze didattiche del nostro territorio, mette in luce questa grossa discrepanza, grosse difficoltà nella gestione della classe eterogenea, che invece ha bisogno di proposte didattiche differenziate, e grosse difficoltà nel rendere autonomo il bambino nel processo di insegnamento-apprendimento. Per contro, invece, le modalità più legate alla didattica aperta, come dicevamo prima, che iniziano a parlare anche in termini di libertà di scelta da parte del bambino, potrebbero invece proporci una soluzione più efficace. Che cosa c'entra la premessa con l'approccio Montessori? Smontando i principi cardini di quelle che sono le caratteristiche della didattica aperta, quindi di una didattica che sta favorendo che sta caratterizzando i sistemi scolastici del Nord Europa, del Nord America, che noi guardiamo spesse volte con invidia. Dietro a questa modalità di fare didattica in maniera nuova, se scaviamo un po', non importa scavare troppo, vediamo in maniera chiarissima quanto di Montessori è stato recuperato negli anni e implementato. E diceva prima l'assessore, noi la conosciamo poco questa donna, questa Maria Montessori, non è una responsabilità del singolo, diciamo che è riconducibile a una responsabilità di sistema, e leggendo la vita, la biografia di Maria Montessori, questo ci diventa molto chiaro, perché Montessori è italiana, nata a Chiaravalle, ha fatto i suoi studi a Roma, una delle prime donne laureate in medicina, ha aperto all'inizio del 1900 alcune sperimentazioni di casa dei bambini, di scuole dell'infanzia alla periferia di Roma, ma rotto in maniera brutale e brusca con il regime fascista, e quindi se n'è andata dall'Italia, ha continuato a seminare, a sperimentare, ad aprire scuole, a formare insegnanti, ma di fatto in Italia non è mai tornata stabilmente, se non per qualche corso di formazione o qualche visita alle scuole che aveva allora aperto. Dunque noi non siamo stati messi in condizioni di capire esattamente che cosa ci aveva proposto 100 anni fa Montessori, perché politicamente le nostre scuole si sono ispirate ad altre linee di pensiero. La nostra scuola materna, che è quella che ha preceduto sostanzialmente la scuola dell'infanzia dal punto di vista storico, si è ispirata alle idee delle sorelle Agazzi, che hanno proposto una tradizione scolastica diversa appena gli anni successivi a quelli di Montessori, ma diversa dalla sua, e non si sono mai incontrati gli elementi caratterizzanti nelle due scuole. Dunque noi siamo cresciuti pensando a una scuola, pensando in un sistema scolastico ben diverso da quello che ci proponeva Maria Montessori. Non era politicamente interessante per i nostri ministeri, per i nostri governi, proporci questo nuovo approccio, nuovo vecchio approccio all'educazione. Io ritengo, ma non io come persona, diciamo riteniamo, che un certo tipo di ricerca pedagogico-didattica ritiene invece assolutamente
in linea con i bisogni, le esigenze e le modalità più moderne di fare scuola, ritiene assolutamente in linea l'approccio Montessori alle sfide più moderne e più attuali che siamo chiamati a rispondere, a cui siamo chiamati a rispondere con il nostro modello di scuola attuale. Ci sono due caratteristiche di cui vorrei accennarvi a questo proposito, e sono: un primo elemento è legato a un'esperienza che Montessori ha fatto all'inizio del suo metodo per capire se le sue idee potevano essere utili nel processo di apprendimento del bambino o meno, che sono state sperimentazioni soprattutto con bambini, diremo noi, con grossa disabilità. Montessori da medico ha sperimentato le sue prime intuizioni pedagogiche con bambini, diremo noi adesso, con fortemente ritardati, quindi caratterizzati da forte disabilità, spesso mentale, a volte anche fisica. E successivamente, avendo visto che i suoi materiali, la sua proposta funzionava bene con questi bambini con grosse disabilità, ha pensato di traghettare la sua proposta in scuole cosiddette, tra virgolette, normali, per bambini senza disabilità. Pensando a cosa succede tendenzialmente nel mondo della scuola, mi piace sottolineare il fatto che solitamente avviene il processo contrario, ossia noi abbiamo un'idea di percorso didattico, diciamo così, destinato a bambini tra virgolette normali che seguono senza problemi, e quando qualche bambino ha qualche problema, allora noi semplifichiamo, riduciamo, proponiamo un percorso particolare. Noi siamo abituati dal normale ad andare a spostarci verso la disabilità, in termini quasi di semplificazione o di riduzioni. Montessori ha fatto esattamente il contrario. È partita da oggetti, da strumenti didattici che favorivano l'apprendimento in bambini fortemente disagiati e li ha proposti alle scuole non speciali per tutti i bambini. Questo è un elemento, se vogliamo, particolare, ma che ci aiuta molto, ci può aiutare molto a capire il vero valore o il valore dell'approccio Montessori nella gestione di una classe o di una società eterogenea, dove ogni bambino è diverso e dove ogni bambino porta anche problematiche diverse gli uni dagli altri. Un secondo elemento che dovrebbe darci fiducia nell'applicazione, nel perseguimento, nell'approfondimento dell'approccio Montessori è legato ai numerosi viaggi compiuti da Maria Montessori e della sperimentazione delle sue scuole, dunque del suo metodo, sostanzialmente in quattro continenti. L'unico continente dove non è stata l'Africa. Stava all'età di 82 anni pianificando un viaggio in Ghana quando è venuta a mancare. Quindi l'approccio Montessori non è un approccio che funziona in una società, in una cultura, con una lingua, con una religione, o solo per bambini ricchi o solo per bambini fortemente in difficoltà. È un approccio che è stato sperimentato in numerosissime realtà, caratterizzate ogni volta caratterizzati in maniera molto differente quanto a religione, status sociale, cultura, tendenze, e questo dovrebbe anche darci molto coraggio nel dire: beh, se ha funzionato in realtà così diverse, con bambini che addirittura scrivevano utilizzando alfabeti completamente diversi, allora le sue intuizioni possono davvero avere un senso molto profondo, e questo ci dovrebbe dar molto coraggio nel cercare di applicare i suoi pensieri anche alle nostre realtà.
Le biografie si soffermano, le biografie su Montessori si soffermano su un periodo molto speciale di cui sappiamo di solito poco, che è il periodo che Montessori ha trascorso a cavallo della Seconda Guerra Mondiale in India, dove ha formato moltissimi insegnanti e si è trovata a fronteggiare i gravi problemi dell'analfabetismo di massa, e trascorrere 10 anni nel continente indiano nel 1940, avendo a che fare con persone di religione, cultura, status sociale completamente diverse rispetto a quelle che aveva conosciuto in Italia, in Spagna, forse in Nord America, ha veramente favorito un suo pensiero profondamente interculturale e aperto alle differenze. Questi sono scusatemi, vi ho forse buttato questi concetti un po' velocemente, dietro c'è una riflessione, io ho provato a scriverne decostruendo, ma mi piaceva molto intanto presentarvi il mio punto di vista per partire con qualche aggancio, qualche fondamenta alla vera presentazione di oggi. Questi elementi erano stati da me anche introdotti l'anno scorso quando sono venuta qua in maniera molto, molto velocemente, non sono il focus della relazione di oggi, ma mi sembravano estremamente importanti nel presentare il mio punto di vista rispetto all'approccio Montessori e a darvi qualche possibilità di interpretazione di quello che dice la didattica o che ci propone la didattica più moderna. Molto spesso dietro a questi slogan, dal lavoro cooperativo alla didattica aperta, alla didattica per competenze, molto spesso scavando un po' noi troviamo che le illuminazioni di Montessori davano già delle risposte 100 anni fa, e quindi questo mi motiva moltissimo a dirvi rifletteteci, riflettiamoci insieme, leggiamo qualche libro, perché forse abbiamo considerato una figura come quella di Montessori poco importante, o ci siamo fermati agli elementi un po' di difficile digestione del metodo Montessori. Dietro forse noi troviamo una saggezza tale, una ricchezza di vissuti e di esperienze che possono, a distanza di tanti anni, fornirci degli elementi interpretativi anche per le nostre situazioni più contemporanee. In sintesi, ecco, vedete, di nuovo mi si è un po' sbroccato la visualizzazione. Comunque, il contesto Montessori, educativo montessoriano, si presta ad essere riletto alla luce di quello che ci insegnano i documenti ministeriali, le nuove pubblicazioni in merito alla scuola, per una serie di elementi. Ho cercato di sintetizzarne alcuni, forse quelli più banali, ma che ci permettono di capire il forte collegamento che c'è tra la sua proposta e le parole chiavi, concetti caldi dell'auspicata didattica contemporanea. Quindi sicuramente tu, dalle indicazioni nazionali a tutti i documenti moderni, concordiamo nel dire l'attenzione deve essere data al processo che il bambino compie nel percorso di insegnamento-apprendimento e non sul prodotto. Se andiamo però a vedere cosa succede realmente a scuola, lasciamo stare la scuola primaria, che è una scuola ancora di apprendimenti caldi, dove l'esperienza è importante, dove le insegnanti si prendono cura del bambino, ma se pensiamo dalla scuola secondaria, le valutazioni, come sono condotti i test, i compiti in classe, del processo se ne infischia. Quello che importa è il prodotto, è prendere 6,5, e le valutazioni le prove sono standardizzate. A tutti chiedo le stesse cose, io dico a tutti le stesse cose e poi le vado a chiedere.
me ne infischio di quello che è il processo di ciascun bambino. Io faccio molta più fatica perché non sono di madrelingua italiana, sono arrivata dopo un'esperienza terrificante qua e dopo 6 mesi ho però ricevo sostanzialmente lo stesso trattamento del mio vicino di banco che ha entrambi i genitori laureati, che in casa è pieno zeppo di libri, che ha accesso ai musei, alle visite didattiche, eccetera, eccetera. Quindi questa attenzione al processo noi la vediamo applicata come caratteristica fondamentale nel percorso Montessori, ci viene venduta adesso dai documenti ministeriali alle nuove pubblicazioni come una nuova tendenza didattica, ma gli insegnanti che strumenti hanno per favorire realmente l'attenzione sul processo e non sul prodotto? L'insegnante è sempre solo una, con 28 persone davanti, e questo è reso in un contesto tradizionale molto difficile. Procedo. Abbiamo anche bisogno di dire: bene, i bambini sono tutti diversi l'uno dall'altro. Sempre di più noi notiamo, entrando nelle classi, che ci sono dei bambini che hanno dei bisogni educativi speciali, da quello di muoversi molto a quello di imparare attraverso una mappa concettuale, a quello di toccare i materiali per imparare per esempio a contare o a scrivere. Ci sono bambini che arrivano in prima elementare che a fatica sanno tenere una matita in mano e spingono tantissimo quando devono scrivere, quindi non sono pronti a fare quello che invece il dirigente, detto in maniera provocatoria, spero non ci siano troppi dirigenti severi qua in sala, ma il dirigente si aspetta dall'insegnante di prima classe. Tutti ci dicono il bambino deve avere un ruolo attivo, deve fare, ma in un contesto tradizionale noi facciamo molta fatica. Questa invece, cioè la centralità del ruolo del bambino che sceglie e che fa per imparare, è una delle caratteristiche basilari dell'approccio Montessori, come ad esempio il movimento all'interno dell'aula. Sono abbastanza convinta, e mi sono convinta discutendo con le insegnanti, che se i bambini potessero, soprattutto qualcuno, potessero muoversi in maniera un po' più frequente nella classe mentre imparano, potessero toccare, manipolare, spostarsi, forse riuscirebbero a concentrarsi in maniera più efficace, forse disturberebbero meno, forse si mangerebbero meno le mani perché è molto nervosi, forse si incurverebbero meno frequentemente durante le ore di lezione frontale. Tutto questo nell'approccio Montessori è garantito come base. La libertà, oltre che di scelta dei materiali su cui lavorare, la libertà di movimento, e penso che moltissimi concorderanno su quanto è fondamentale rispetto alle caratteristiche di tanti bambini, così come oggi ci arrivano in classe, per una serie di caratteristiche sociali su cui io non sono preparata, ma evidentemente, banalmente, l'esposizione di 3-4 ore agli schermi favorisce per forza di cose una necessità al movimento durante l'apprendimento che non caratterizzava le classi 30 anni fa, dove non c'erano questi tempi così lunghi davanti agli schermi, il tempo di spostamento verso la scuola. Per esempio, ci sono bambini nelle città che stanno in macchina 30-40 minuti di prima mattina per andare a scuola, quindi all'inizio della loro giornata, e questo evidentemente li predispone ad una modalità molto diversa di stare in classe. 30 anni fa, 40 anni fa, le nostre classi erano molto più omogenee, non avevamo questi picchi, queste grosse differenze di portato personale dei bambini, e dunque ci creavano meno problemi. Ma questi non sono i miei temi, procedo e vado avanti. Solo per dirvi alcune caratteristiche dell'approccio Montessori che tanto bene si sposano con la necessità di garantire un certo tipo di apprendimento al bambino di adesso. Vorrei
dopo la presentazione sommaria del mio punto di vista e degli elementi che mi portano ad essere così convinta della promozione dello studio dell'approccio Montessori, vorrei ritornare alle sue parole che 100 anni fa già dicevano e gridavano rispetto a questi, gridavano necessità di aiuto rispetto a questi temi. Leggerò alcuni passaggi. Sentite bene, peraltro? Ok. Allora, noi invece teniamo gli scolari in scuola compressi tra quegli strumenti degradati il corpo e lo spirito che sono il banco e il premio e i castighi esteriori, al fine di ridurli alla disciplina dell'immobilità e del silenzio, per condurli dove? Purtroppo per condurli senza scopo. Inizio del 1900. Banchi, premi e castighi, voti belli, voti negativi. Si tratta di travasare meccanicamente il contenuto di programmi nella loro intelligenza, programmi compilati spesso nei ministeri e imposti per legge. Veramente oggi si impone come bisogno urgente il rinnovamento di metodi per l'educazione e per l'istruzione. Chi lotta per questo lotta per la rigenerazione umana. La leggo sempre anche ai nostri studenti questa frase, perché quando ci troviamo, spendiamo il sabato e le domeniche in questi incontri di formazione, togliendolo, come si diceva, al fare una passeggiata, all'andare al cinema, allo stare sul divano a leggere un libro, lo facciamo perché penso che ciascuno di noi senta un profondo desiderio di cambiamento di quello che c'è adesso nella scuola, o perché ha figli che non vanno volentieri a scuola, o perché a scuola ci lavora e fa fatica, sente un grande peso, una grande responsabilità nella gestione delle difficoltà. E mi piace ricordare che 100 anni fa Montessori è partita con le sue proposte esattamente volendo fare la stessa cosa. Vedendo i banchi, vedendo i premi e i castighi, vedendo queste classi tutte centrate sull'insegnante, lei dice si impone come bisogno urgente il rinnovamento dei metodi per l'educazione, e mi sembra che sia di un'attualità incredibile. Cosa propone all'inizio del suo percorso sperimentale? Leggiamo le prime parole che scrive a proposito della prima casa dei bambini aperta nella periferia di Roma. Cominciai dunque col far costruire un arredamento scolastico che fosse proporzionato al bambino e che rispondesse al suo bisogno di agire intelligentemente. Ho fatto costruire dei tavolini di varia forma in modo che non fossero soggetti a tremolio, ma leggerissimi, così che due piccoli bambini di 4 anni potessero facilmente trasportarli. Ho fatto fabbricare delle seggioline, alcune impagliate e altre di legno, leggere, possibilmente eleganti, che non fossero però una riproduzione piccola delle sedie dell'adulto, ma proporzionate alla forma del corpo infantile. Ricordo sempre che l'IKEA non c'era ancora stata a Roma in quegli anni, quindi assolutamente lungimirante, nessuno ci aveva pensato. Il bambino, per non sentirsi schiacciato nel mondo dei giganti adulti, aveva forse semplicemente bisogno di avere un ambiente con delle strutture, armadi, sedie e tavoli, a sua misura. Effettivamente adesso siamo abituati bene da questo punto di vista, ma nessuno ci aveva pensato così esattamente prima. Oltre a ciò, ordinai poltroncine di legno a larghi braccioli e poltroncini di vimini, anche i piccoli tavoli quadrati a un solo posto e tavoli di più forme. Vabbè, sintetizzo. Fa parte dell'arredamento un lavabo molto basso, in modo che il piano sia accessibile a un bambino di 3 o 4 anni di età, con piani laterali, tutti bianchi e lavabili, per tenervi saponi, spazzolini, asciugamani.
Il bambino, se deve stare bene a scuola, anche se è piccolo, ha tutto il diritto di aprire il rubinetto, lavarsi le mani, bere un sorso d'acqua, pulire qualcosa se gli è caduto e si sporca. Il bambino deve stare bene nell'ambiente di apprendimento, non deve essere scolarizzato precocemente perché è giusto che stia seduto e non tocchi quello che invece toccherebbe in casa. Le credenze sono basse, leggere, molto semplici, alcune chiuse da una semplice tendina, altre invece con sportelli, ciascuno dei quali è chiuso da una chiave diversa. La serratura è a portata di mano dei bambini, così che essi possano aprire, chiudere e deporre oggetti dentro ai reparti. Ad avanti, salto dei passaggi, un grande quadro a colori che riproduce la Madonna della seggiola di Raffaello è poi troneggiante sulle pareti e noi lo abbiamo scelto a figurare come emblema e simbolo le case dei bambini. Infatti le case dei bambini, che sono parallelo delle nostre scuole dell'infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni, rappresentano non solo un progresso sociale, ma un progresso dell'umanità. E se sono collegate strettamente con l'evoluzione materna, col progresso della donna e con la protezione della posterità. E si dilunga sulla Madonna della seggiola a raccontarci il perché. Poche frasi ci fanno però subito capire che la rivoluzione di Montessori è una rivoluzione che è passata in primis dall'ambiente classe. Da che cosa il bambino si trovava nelle ore che passava a scuola? E tante idee di cui che lei documenta all'inizio del 1900 sembrano in tante scuole ancora un sogno quasi irraggiungibile. Bene. Fondamentale per capire come nelle scuole, in questo tipo di scuole con i tavolini che i bambini possono spostare, le sedie, per capire che cosa funziona dentro, io oggi cercherò di dettagliarvelo meglio, ma dobbiamo subito introdurre il concetto di attività e libertà. Per Montessori la libertà di scelta e la libertà di scelta del bambino che lo spinge all'attività è uno degli elementi importantissimi. Abbiamo letto, infatti, il bambino deve accomodarsi sulle poltrone, il bambino può spostare i tavoli, due bambini possono insieme spostare un tavolino e metterlo da parte se ritengono che sia meglio fare un lavoro su quel tavolino in quella posizione. E tutto questo perché per Montessori il silenzio era un ostacolo, era considerato una sorta di ostacolo all'apprendimento, immobilità e silenzio come ostacolo. Per lei il bambino deve invece, o doveva invece, muoversi, scegliere e in questo modo dimostrarci chi fosse esattamente, a che cosa fosse interessato e quali fossero i materiali su cui voleva confrontarci, su cui voleva lavorare. Se noi ripensiamo invece con un altro, col punto di vista che caratterizza le nostre realtà scolastiche, noi molto spesso siamo spinti a considerare il silenzio e l'immobilità come caratterizzanti un bambino che ci sta seguendo, che è malleabile e che fa quello che noi gli stiamo chiedendo di fare. Nessuno di noi, né da genitore né da insegnante, ha mai detto bravo che fai confusione, bravo che ti stai alzando e che non riesci a star seduto, bravo che ti sposti e cerchi di fare. Ci viene spontaneo, ma perché noi stessi siamo cresciuti in regime di non libertà, confondere l'immobilità e il silenzio con delle caratteristiche positive all'interno del processo di insegnamento-apprendimento. Secondo Montessori per tante ricerche anche che sono state fatte negli ultimi anni, non è vero che un bambino che dice sempre di sì ai nostri suggerimenti, che sta in silenzio e sta fermo, è un bimbo che sta imparando. A volte è un bimbo che si sta annoiando,
perché noi non gli stiamo proponendo niente di nuovo. A volte un bambino che sta pensando agli affari suoi e non ci segue, dunque non sta imparando niente. A volte un bambino che, ancora peggio, ha imparato che per non prendere una nota, un brutto voto, non essere punito, gli conviene a scuola fare quello che dice l'insegnante, anche se non è per niente d'accordo o anche se questo non lo fa stare bene. Io penso che sia un genitore, sia un insegnante, sia chi si occupa di formazione, rispetto a questo senta un profondo scollamento, un profondo senso problematico di quello che la nostra scuola tende sempre a proporci in maniera molto superficiale. Quindi già Montessori ci diceva: non confondiamo il silenzio e l'immobilità come caratteristiche positive dell'apprendimento. Lasciamo che il bambino sia libero di scegliere, di farci vedere di che cosa si vuole occupare. Proviamo adesso, ci siamo? Scusate, faccio una pausa. Sì. Ci sono domande per adesso? Prego. Sì. E soprattutto lei non riusciva il silenzio per certi versi. Allora, no, allora lei dice no, certo, certo. Allora, quello che lei dice, state attenti a non confondere silenzio e immobilità come segni di un bambino che sta partecipando e sta imparando, questo è diverso dal fatto che lei poi dice e propone così alle sue insegnanti: il silenzio è fondamentale, inteso come tono di voce basso, per la gestione di una classe. Vedremo alcune foto in cui ogni bambino è libero di prendere un materiale e di lavorare in autonomia o a piccolo gruppo. In un contesto classe non frontale, quindi gestito secondo l'approccio Montessori, il silenzio o un tono di voce molto basso e pacato è fondamentale perché ciascun bambino, ciascun gruppo di bambino possa lavorare in autonomia facendo delle cose, diciamo in questi termini. Quindi il silenzio di cui parlava adesso, da non confondere con il bambino sta imparando, non è il silenzio, il tono di voce basso, che è fondamentale in un ambiente Montessori, perché realmente ogni bambino, ogni gruppetto di bambini, durante le ore destinate al lavoro libero, possono scegliere di che cosa occuparsi, e su tanti materiali, sia che faccio, li vedremo dopo in maniera un po' più organizzata, sia che faccio le moltiplicazioni, l'analisi logica, sia che travaso l'acqua, io posso svolgere questi compiti muovendomi e con qualcuno. Se tutti noi, facendo cose diverse, parliamo forte, come magari parla forte l'insegnante quando fa lezione frontale, allora non possiamo più confrontarci. Grazie. Io l'ho spiegato abbastanza chiaramente adesso? Ci siamo? Bene. Ok. Allora, scusate, faccio anche un passo indietro. È molto difficile cercare in un'ora di tempo, a persone che non so esattamente quanto sanno, dare uno spaccato di quello che è l'approccio Montessori e rispondere alla domanda che mi hanno proposto. È valido ancora oggi? È attuale? Quindi sembro un po' magari aggressiva nel buttarvi tanti argomenti lì, ma mi piaceva confrontarmi con voi un po' sul mio percorso anche di avvicinamento al Montessori. È assolutamente apprezzato che mi diciate questo non l'abbiamo compreso e che costruiamo un dialogo. Io vorrei cercare di confrontarmi realmente con voi e di essere utili a voi. È un approccio talmente complesso che sintetizzarlo è già di per sé un'impresa molto difficile, poi riuscire a comunicarlo ancora. Ma ci siamo?
Ok, bene, facciamo un passo ulteriore, un po' forzato, quindi mi espongo molto con le foto che vi farò vedere adesso, ma mi piaceva perché è funzionale arrivare al nocciolo della questione. Abbiamo immaginato dalle parole di Montessori un po' come lei desiderava costruire il suo ambiente di apprendimento per i bambini. Immaginiamo adesso, rispetto alle scuole che abbiamo conosciuto noi, che avete visto voi, alle foto che vi che ho selezionato, proviamo a immaginare di leggere ogni ambiente di apprendimento secondo questi sostanzialmente due macro elementi, che sono un ambiente costruito per l'insegnante, funzionale all'insegnante a svolgere il suo ruolo, e invece una serie di ambienti che sono invece più funzionali al bambino, perché si attiva nel processo di apprendimento. C'è una terza categoria a cui io tengo moltissimo, ma oggi non vi tedierò su questa questione della natura, vi darò solo una velocissima chiave interpretativa. Procedo, proviamo a guardare queste due immagini. Riuscite a vedere bene questa scuola dell'infanzia? Sa che sono tutte spente però qua. Ah, questa qua sopra. Dopo riaccendiamo perché sennò poi vi addormentate, dopo pranzo non va bene. Però ci guardiamo, sono 6 foto, mi sembra, 5, le guardiamo un attimo. Ecco, si vede meglio? Faccio vedere la prossima e poi torno indietro. Sono 2 fotografie standard in scuole dell'infanzia, italiane, non particolarmente moderne. Ecco, riguardiamole. Se doveste dire, chiaramente la terza categoria, l'elemento naturale, qui non entra in gioco, non ci crea dubbi. Se dovessimo però scegliere se definire questi due luoghi, queste due scuole, come ambienti di apprendimento a misura dell'insegnante o del bambino, come saresti più propensi a definirli? Per il bambino, perché? Perché sono carine, colorate. Sono carine, colorate, con le sedioline. Prego. Certo, certo. Del maestro è quello che se io metto davanti al bambino non c'erano gli oggetti, lui mi fa subito. No, non è così, secondo me. Bisogna selezionare. Mentre invece la seconda immagine è un po' più tenue, un po' più tranquilla. Ok. Un po' rilassata. Quindi, vediamo la Grazie. Guardiamo, smontiamola ancora un po', sempre in maniera provocatoria, non so neanche dov'è esattamente questa foto, adesso mi serviva come scusa per entrare in dialogo e per mettere in comune alcuni punti di vista, però ecco, prego. Per esempio, qua non tutti i materiali sono a misura di bambino. I bambini devono comunque chiedere all'insegnante per prendere certi libri o certi giochi in scatola. Pensiamo a quella cornicetta e a quella figura del bambino con la coroncina che vi trovate alla vostra destra, lassù in alto. Sicuramente chi l'ha disegnato, sicuramente la scuola ha messo a disposizione qualche soldo, ho comprato degli sticker, ho detto ma sì dai facciamolo, perché è carino, rende l'ambiente un po' più vivace e colorato, così non sembra un ospedale, dico bene? A questo non avevo pensato, ma è molto probabile, essendo noi in Italia, giusto? Giusto? Quindi è più un bisogno dell'insegnante di coprire la crepa nel muro.
è un disegno stereotipato che probabilmente noi adulti crediamo che possa essere carino per i bambini, perché è un re che forse compie gli anni, no? Ha un cucchiaio e quindi si appresta a mangiare, ma magari a un bambino di 3 anni un'immagine così, che tra l'altro adesso è piuttosto datata rispetto ai personaggi che sono sulle magliette o sui secchielli o sulle cartelle dei bimbi, non dice assolutamente niente. È più una nostra, un nostro bisogno di rendere la classe più colorata e più carina, pensando che piaccia anche al bambino, ma non penso che i bambini di quella classe abbiano mai notato il bambino con la corona e il cucchiaio in mano, anche perché è molto grande, è molto alto, scusate. Idem questa foto, diceva la collega, è piena zeppa di oggetti, iperstimola al bambino. Penso anch'io, anche qui vediamo tante figure stereotipate, maialini e volpi disegnate come noi adulti disegniamo i libri dell'infanzia dei bambini, non sono né legati alla realtà, non sono né delle belle fotografie e né disegni fatti da bambini, siamo sempre noi che interpretiamo in un qualche modo il desiderio del bambino. La tengo coppa, vabbè, qua ci possiamo noi montessoriani sbizzarrire, eh? Il tappeto con la pista e le strade sotto a un tavolo non può essere usato né come tappeto per simulare le macchinine, né come tappeto che non mi dà... Noi qua montessoriani ci possiamo sbizzarrire, ma non vi tedio, spero. Ecco, che abbiate anche un restante pomeriggio piacevole, quindi vado veloce, vi faccio vedere altre 2 foto di natura molto diversa. Riuscite a vedere un po' questo ambiente? Quest'altro? Questa foto si vede poco, è troppo bianca forse, ecco da... sì, perché ha le ombre, io ovviamente non si sa mai con i proiettori, va bene, chiedo scusa, ragioniamo su questa che va anche bene. Questo ambiente vi sembra più pensato per il lavoro dell'insegnante o più pensato per il lavoro del bambino? Perché per l'insegnante? Prego. Sì. L'insegnante è quello di non poter vigilare e qua potrebbe forse, perché magari si nasconde proprio lui, in realtà il bambino ha 4-5 un anno lì, non ha tanti luoghi dove poter andare, però da qua signora noi non riusciamo a percepire l'impressione della grandezza di questi mobili che lei ci ha fatto. Perché non c'è nessun bambino. Allora, non si riesce a capire se sono scaffalature alte 2 metri o a 1 metro? Sono tendenzialmente mobili a 1 metro. Se guardate, se prendete come metro il tavolino, che è un tavolino da scuola dell'infanzia, forse riuscite ad avere un'idea migliore. Allora, il discorso degli spazi dove i bambini possono, è un discorso interessante, quello che io volevo mostrarvi qui si vede un pochino meglio, ma voi la vedete peggio in questa, è che effettivamente, come mi avete sottolineato adesso, non lo riuscite a capire bene, ma tutti i materiali sono assolutamente a disposizione del bambino, sono ad altezza in cui il bambino può andare e prendere. Una caratteristica di questi spazi che penso riusciate a vedere è la chiarezza con cui i materiali sono divisi nell'ambiente. Non c'è la scaffalatura, perdonatemi, ritorniamo a questo, in queste scaffalature noi intuiamo che ci sono gli albi illustrati e giochi in scatola sostanzialmente molto vicini, uniti insieme. Non è così chiaro quale materiale è dove. Lo sa l'insegnante che ci lavora lì da anni, lo sanno i bambini che stanno in quella scuola tutti i giorni per tanto tempo. Non è così chiaro come concetto.
In questo ambiente, oltre ad essere a misura di bambino, ogni oggetto ha una collocazione molto precisa e gli ambienti, forse qua si vedono, magari sono caratterizzati da angoli, ma sono ambienti abbastanza vasti, dove il bambino, forse vi potete immaginare, va alla scaffalatura, prende un oggetto con cui lavorare e si sposta in un tavolo a lavorare. Guardiamo queste altre due immagini. Sono ambienti per l'insegnante o per il bambino o elementi fortemente naturali? Sono caratterizzati fortemente dall'elemento natura. Io sono un po' fissata su questo argomento, ma come vi anticipavo prima, non intendo tediarvi oggi, vorrei solo passare due tipi di informazioni. Una è che esistono e stanno massicciamente entrando anche in Italia le realtà scolastiche senza soffitto e senza muri, che sono i cosiddetti asili nel bosco, scuole nel bosco, Wald Forest Kindergarten con il termine inglese, Wald Kindergarten con quello tedesco con cui sono nati. Sono delle realtà che esistono nel nord Europa da 30 anni e stanno iniziando a arrivare anche in Italia. Vorrei solo il pensiero che una scuola per insegnare non deve essere una scuola come la immaginiamo noi, ma che per tantissimi elementi la natura è fortemente educativa. Quindi non ci spaventiamo di questi ambienti immersivi. Secondo elemento che direi è più legato al pomeriggio di oggi, e non possiamo approfondirlo, io ho cercato di farlo in alcuni articoli che ho scritto, già nei testi di Montessori 100 anni fa, senza scomodare le scuole nel bosco danesi e della Germania del Nord, lei scriveva e metteva nero su bianco quanto fosse fondamentale lasciare giocare i bambini all'esterno, farli lavorare nell'ambiente naturale. Lei scrive addirittura: lasciate che i bambini corrano scalzi nell'erba. Non avevano la 626, non erano tediati dalle leggi, questo lo so bene, ma come stimola la riflessione. Io vorrei che vi arrivasse il fatto che dietro a Montessori ci sono veramente numerosissimi agganci teorici che sono stati ripresi negli ultimi 50 anni. Io sono molto appassionata e mi piace potermi confrontare, perché nel mio piccolo, con la mia piccola esperienza, vorrei che ridessimo il nome giusto alle cose. Lei ha detto ci ha proposto un'educazione che è assolutamente moderna, e molto spesso noi ci fermiamo perché siamo fatti così. Le case editrici per gli insegnanti sforrano un sacco di testi moderni e cavalcano sempre l'onda dell'ultima metodologia, dell'ultimo approccio, senza dirci esattamente da dove vengono. Molto spesso io su questo mi arrabbio moltissimo. Allora, visto che c'era l'occasione, adesso ritorno nei ranghi, mi ricalmo, mi pareva giusto dirvi: sappiate che l'elemento naturale è già fortemente presente nei testi di Montessori, quindi riflettiamo su questo e forse portiamoli fuori un po' più spesso con meno paura, perché la natura li avvicina all'apprendimento, non il contrario. Mi calmo e ritorno strutturata all'intervento. Vabbè, ci siamo. Allora, abbiamo visto appunto questi tre tipi sostanzialmente di ambienti, alcuni ambienti forse costruiti più con il nostro occhio, il nostro gusto e le nostre esigenze, e altri ambienti scuola invece che pensano in termini del bambino e della sua libertà di scegliere materiale su cui lavorare. Arriviamo al nocciolo dell'intervento di oggi pomeriggio. Iniziamo a smontare le caratteristiche
di un ambiente Montessori affinché, anche se non ci siete mai stati, possiate iniziare ad immaginarlo, possiate iniziare a collegare gli aspetti che leggiamo nei testi a come vengono implementati in maniera pratica negli ambienti di apprendimento. Sicuramente l'ambiente nelle scuole Montessori è una caratteristica fondamentale. Io non sono un insegnante Montessori, dunque non so padroneggiare tutti i materiali con precisione, come invece sanno fare Katia, Marianna e Priscilla, ma quindi rileggo il valore della pedagogia, dell'approccio Montessori, partendo dall'ambiente che mi è più funzionale a capirne il valore. L'ambiente Montessori è estremamente importante poiché quello che è nell'ambiente traduce il programma delle attività. Nella scuola tradizionale il programma delle attività lo padroneggia l'insegnante. Vado per massimi sistemi, banalizzo per arrivare al punto. Sicuramente chi è qui di sabato pomeriggio si è già fatto molte domande rispetto a questo, ma cerchiamo di smontare un po' le tendenze che vanno per la maggiore. Tendenzialmente nella scuola, soprattutto nella scuola primaria, tra l'infanzia e la primaria e così, è l'insegnante che sa e si porta in borsa il programma delle attività proposte che proporrà i bambini. Nella scuola Montessori è l'ambiente che mostra, esplicita al bambino le attività che è possibile che lui faccia. Dunque, quello che è nell'ambiente è assolutamente è possibile che venga gestito dal bambino senza troppa mediazione da parte dell'adulto. Su questo dobbiamo aprire una parentesi, ma lo facciamo alla fine. Il ruolo dell'insegnante nell'approccio Montessori è estremamente importante, ma adesso pensiamo per massimi sistemi, poi aggiungiamo, come abbiamo fatto prima col silenzio, le varie declinazioni. Dunque, quello che c'è nell'ambiente è possibile che il bambino scelga e lo utilizzi. L'insegnante ha pochissimi elementi per proibire al bambino di svolgere una determinata attività se i materiali sono disposti nell'ambiente. Può al limite dire: non ti ho ancora fatto vedere come si usa esattamente questa cosa, questo materiale, te lo presento oggi pomeriggio, te lo guardiamo domani perché oggi non funziona. Ma il messaggio che arriva al bambino, quello che c'è nell'ambiente, è quello su cui io posso lavorare. L'ambiente è estremamente curato, cambia, ma non cambia ogni giorno. È un ambiente che va di pari passo con la programmazione dell'insegnante, quindi è portato avanti con equilibrio. Procedo. La caratteristica di questi ambienti è fortemente orientata ad avvicinarli ad un ambiente piacevole per il bambino. Sicuramente per Montessori, nelle prime esperienze di casa dei bambini, quella casa dei bambini appunto doveva avere delle caratteristiche di familiarità. I bambini non dovevano sentirsi in un ambiente scolastico frontale fatto di un insegnante molto severo che magari aveva la bacchetta, perché 100 anni fa aveva ancora la bacchetta. I bambini dovevano sentirsi di entrare in un luogo che fosse un ambiente familiare, perché l'apprendimento è in un qualche modo molto più efficace quando noi stiamo bene. Questo è il classico esempio di ricerche moderne fatti dagli psicologi cognitivisti negli Stati Uniti, che confermano quello che Montessori aveva intuito solo guardandoli, senza fare ricerche scientifiche, così come il mondo della pedagogia le intende adesso: il fatto che l'apprendimento è fortemente favorito se nell'ambiente io sto bene. A noi sembra una banalità, è chiaro che se sto bene sono accettata, posso stare comoda, la maestra mi sorride, io più voglio ad imparare anche la tabellina dell'otto che è difficilissima. Ci sembra una banalità, ciò nonostante se noi entriamo nelle nostre scuole capiamo che questa non è ancora la regola.
virgola. Noi chiediamo ancora ai bambini di stare seduti sui banchi, di stare in silenzio e di fare esattamente quello che noi diciamo. Addirittura alle superiori bisogna chiedere il permesso per andare in bagno. A volte l'insegnante non ci fa mica andare in bagno sempre a noi bambini, mette in discussione anche questo. Quindi di sicuro non, è come se noi a casa nostra dovessimo controllare o chiedere a qualcuno quando vogliamo andare a lavarci le mani, a bere un bicchiere d'acqua, andare a fare la pipì. Non è banale come differenza cosa vogliamo noi da un ambiente di apprendimento. Andiamo avanti, quindi sicuramente l'atmosfera familiare è una caratteristica per Montessori importantissima, perché favoriva lo stare bene, quindi indirettamente l'apprendimento. Inoltre, come noi in casa abbiamo un sacco di incombenze, dallo spolverare all'annaffiare le piante se non muoiono, a pulire le tazze se abbiamo bevuto il tè perché non rimangano lì, così. E quindi così facendo dobbiamo contribuire alla vita familiare, facciamo cose che aiutano il nostro ambiente a rimanere ordinato e pulito. Se così anche la classe è gestita dal bambino, una classe impostata come ambiente familiare in cui il bambino può, come vedete nella foto, annaffiare una pianta, pulire qualcosa perché si è sporcato, non essere sgridato se rovescia un vasetto con l'acqua perché trova da solo le spugne ed è tradizione che va, asciuga e riporta, è chiaro che è un ambiente che favorisce moltissimo la partecipazione del bambino attiva, la responsabilità del bambino e indirettamente il benessere. Come ho cercato di dirvi prima, perché un ambiente sia secondo l'ottica montessoriana a misura di bambino e favorisca il suo lavoro libero, l'ambiente deve essere tendenzialmente vasto. Quando noi pensiamo di introdurre l'approccio Montessori nei contesti tradizionali, a volte troviamo degli impedimenti, perché a volte una classe, penso quando proviamo nelle scuole pubbliche primarie a entrare col Montessori, una classe a volte è piccola e ospita giusto 25 banchi, quindi ci piacerebbe che fosse vasto l'ambiente, non sempre lo è così. In tante strutture pubbliche che sono passate al Montessori si sono fatti dei miracoli usando per esempio i corridoi come luoghi decentrati in cui il bambino può andare a lavorare o in cui possiamo mettere la scaffalatura con i libri di testo, con gli albi illustrati per fare le ricerche o le letture. L'ambiente deve essere il più vasto possibile. Ovviamente non in tutte le scuole questo è possibile, ma ci dice molto di come è impostata la relazione insegnante-bambino, perché in questo ambiente vasto il bambino ha la possibilità di prendere un oggetto, di mettersi in un determinato spazio e di lavorare. Molti di questi materiali, lo vedremo, sono di grandi dimensioni e se io voglio lavorare con una compagna con un materiale di legno grande, ho ovviamente bisogno di mettermi per terra perché sul banco non ci starei e ho bisogno di spazio per lavorare con questi materiali. Quindi tendenzialmente gli ambienti Montessori funzionano meglio se noi vorremmo che fossero tendenzialmente vasti, per esigenze però tecniche e pratiche. L'abbiamo già visto, l'abbiamo letto con le sue parole, il mobilio dovrebbe essere il più possibile leggero. Dovrebbe essere leggero perché il bambino si sposta, è libero in questo ambiente e quindi se voglio svolgere un'attività in piccolo gruppo, io ho il diritto di prendere il tavolino, di abbinarlo ad un altro tavolino e fare un lavoro con i miei compagni, senza che questo, come posso dire, scombussoli completamente la classe. Molto spesso nelle scuole pubbliche gli insegnanti ci dicono, quando dobbiamo proporre un lavoro di cooperative learning, di lavoro di gruppo, quelli che sono sotto vengono su a brontolare perché spostiamo le sedie, spostiamo i banchi, è tutto. Ecco, perché il mobilio va leggero? Perché nel Montessori questo funziona sempre.
quotidianamente, non è il progetto speciale per cui mettiamo i banchi a isola, ma io do sempre al bambino la libertà di dire se è funzionale a che tu impari, a che tu possa imparare meglio e possa scegliere i tuoi compagni, allora possiamo spostare assolutamente il mobilio. Una caratteristica importante nell'ambiente Montessori è il materiale frangibile, il materiale vero che si può rompere. Noi abbiamo la 626, le prassi delle scuole, quindi sempre tutto, gli oggetti della scuola stanno diventando sempre più sterili, quindi anche i vassoi della mensa. Adesso questi sono delle problematiche dei nostri giorni. Sappiamo che il pensiero montessoriano è come si cerca di portarlo avanti quando si implementano classi sperimentali Montessori, passa anche da queste scelte in parte scomode per l'insegnante, ma molto funzionali ad accompagnare il bambino nel percorso di apprendimento. Il materiale deve essere il materiale della vita. Montessori dice la scuola non è una preparazione a quello che avviene dopo, quando esci dalla scuola e vai nella vita. La scuola è una casa dei bambini, è la vita stessa. Quello che succede a scuola è quello che deve servire nella vita al bambino per crescere. Dunque, sapersi versare un bicchiere d'acqua da una brocca, che sarà la stessa che il bambino si trova sul tavolo al ristorante o sul tavolo di casa, è funzionale a educarlo ad essere, a crescere per la vita. Per Montessori è fondamentale che il bambino impari tutte quelle competenze in autonomia, tutte quelle competenze utili per la vita: versarsi il tè, lavarsi i piatti, annaffiare una pianta, sapersi fare una spremuta. Adesso faccio degli esempi. In ogni classe Montessori gli insegnanti, a seconda della loro fantasia, cercano di implementare questo tipo di attività perché funzionali a un vero apprendimento da parte del bambino, spendibile nel domani. E questo mi fa pensare, quando si parla con le insegnanti, si lamentano sempre molto dei genitori, perché i bambini arrivano a 8 anni e non si sanno allacciare o slacciare le scarpe, per esempio, non si sanno tagliare una bistecca. Adesso faccio formazione, incontro spesso con insegnanti, queste sono problematiche che fanno perdere moltissima energia, moltissimo tempo e molta pazienza all'insegnante, perché 25 bambini e non possiamo fare affidamento sulla loro autonomia, naturalmente ci mettono in crisi. Ecco che passare dal materiale vero per Montessori era un po' andare incontro agli insegnanti in questo senso, fare della scuola un ambiente in cui si può educare il bambino alla vita. Caratteristica fondamentale, poi vedremo perché è collegata al lavoro libero, è il materiale accessibile. L'abbiamo un po', riuscite a vedere un po' meglio questo? Le proporzioni adesso sono un po' più chiare. Ecco, se il mio ambiente di apprendimento mi comunica qual è il programma delle attività, e allora le attività o i materiali devono essere accessibili. Se io voglio lasciare libertà di scelta al bambino perché sono convinta che impari di più esprimendo liberamente un suo bisogno, una sua voglia, un suo desiderio, allora devo lasciare il più possibile accessibile al bambino stesso le attività che lui può svolgere. Quindi una caratteristica fondamentale è che i materiali, che i materiali siano accessibili assolutamente al bambino. Nelle scuole, invece, purtroppo, per questioni anche pratiche, l'insegnante per esempio non lascia, adesso penso a delle scuole dell'infanzia, gli acquarelli non sono messi a disposizione dei bambini affinché lui possa usarli quando desidera, ma molto spesso sono oggetti preziosi che ci sono costati e quindi non dobbiamo sciuparli. Il bambino deve riempirsi un bicchiere d'acqua per lavorarci, quindi è bene che subentriamo noi, allestiamo il tavolo, e dunque per questo sono in un cassetto, in una scaffalatura alta. Questo è perché noi
nell'ambiente tradizionale non siamo promotrici di questo tipo di autonomia, ma per una serie di ragioni che non dipendono dalle singole insegnanti che non lo fanno fare, ci sia ben inteso, dipendono più da una routine che ci hanno trasmesso come quella giusta, che però fa sempre capo alla nostra, al nostro ruolo di insegnanti e meno al bambino che sceglie liberamente. Il lavoro libero è una caratteristica fondamentale degli ambienti Montessori, che in un certo senso mette un po' insieme i diversi elementi di cui abbiamo parlato fino ad ora. Il lavoro libero è costituito da ore, numerose ore, in cui il bambino è veramente invitato a scegliere liberamente di che cosa occuparsi e a lavorare. Dico che il lavoro libero è fondamentale perché è solo attraverso la libera scelta del bambino che noi insegnanti, osservando i bambini, possiamo capire, parlavamo all'inizio dell'eterogeneità, quindi della differenza che caratterizza ogni singolo bambino, chi impara in un modo, chi impara in un altro, chi preferisce svolgere attività di un tipo, chi preferisce svolgerne altre, chi preferisce lavorare sempre in coppia, chi preferisce lavorare da solo perché fa fatica a lavorare in gruppo. Allora, chiaramente in queste ore di lavoro libero il bambino ci rivela se stesso nelle sue specificità e l'insegnante ha in questo momento la possibilità, attraverso l'osservazione, di capire, di avvicinarsi al bambino, che è preziosissimo se noi vogliamo veramente fare del processo della scuola un luogo non tanto di insegnamento in cui io travaso delle informazioni, ma di educazione in cui il bambino impara delle competenze. È fondamentale perché è solo guardando i bambini che ho davanti che io posso conoscerli. Allora, propongo sempre ai miei studenti un testo che c'entra molto con Montessori, ma è molto più moderno, si chiama Liberi di imparare, un testo stupendo che consiglio a tutti gli operatori sociali, genitori, nonni, a tutti quanti, bellissimo. C'è un esempio molto importante rispetto a questo, per capire il valore profondo della libertà data al bambino. Il testo dice: bambino è abituato a scuola, in un contesto scolastico tradizionale, a eseguire delle richieste che l'adulto, l'insegnante, rivolge al bambino. Aprite il libro a pagina 34, facciamo i problemi per calcolare l'area del rettangolo, facciamo questo, tutti i bambini grandi vengano a fare il lavoro di gruppo sull'acqua, questo funziona anche alla scuola dell'infanzia. Siamo quasi sempre noi, in contesti tradizionali, che diamo delle consegne al bambino e chiediamo al bambino, al ragazzo, di corrispondere alle nostre proposte. Siamo noi che diamo i compiti, siamo noi che spesso diciamo leggi questo, leggi quell'altro, facciamo il lavoro di gruppo, facciamo gruppi da 5 bambini, siamo quasi sempre noi che appunto nel processo di insegnamento-apprendimento facciamo richieste al bambino. Il bambino sa che per andare più o meno bene a scuola, per corrispondere ai desideri dell'insegnante, quello che gli ha richiesto è di seguire quello che l'insegnante fa. Noi non saremmo né genitori né insegnanti contenti di un bambino che si alzi in piedi e dice: io oggi, invece che calcolare l'area delle figure piane, voglio occuparmi del perimetro, perché ieri ho messo la recinzione al mio giardino e voglio capire come calcolare il perimetro. A noi ci girerebbero un po' le scatole se ogni giorno un bambino si manifestasse in questo modo in un ambiente scolastico, e così come quello familiare. E il testo dice: bene, poi quando sono diciottenni bambini, ragazzi, noi diciamo loro: bene, vai nel mondo, vota, è tua responsabilità adesso esprimerci la tua opinione. E ci lamentiamo perché i ragazzi non sanno manifestare la loro opinione, ma noi quando gliel'abbiamo fatto fare, quando li abbiamo condotti
a esprimere se stessi, anche sbagliando attraverso delle prese di posizioni magari che l'anno dopo cambiavano, ma noi come sistema siamo molto lontani dall'aiutare il ragazzo ad a svolgere questo percorso che gli porta alla maturità di dire: io scelgo di iscrivermi a matematica all'università piuttosto che a lettere antiche, io voto a destra piuttosto che a sinistra. Noi non li accompagniamo mai, tendiamo quasi sempre a disegnare per loro il percorso che noi ci auguriamo e alla fine ci illudiamo che a 18 anni possano andare nel mondo e decidere. Non è molto democratico, dice il testo. Se vogliamo veramente costruire degli ambienti di apprendimento democratici e centrati sul bambino, ragazzo, adulto che matura delle competenze spendibili nel mondo, noi dobbiamo iniziare a 3 anni, o forse Priscilla mi darà ragione, forse prima, tra gli 0 e 3 anni, noi possiamo iniziare a pensare alla predisposizione di ambienti in cui i bambini possono iniziare a mostrarci le loro differenze, le loro peculiarità, i loro punti di forza, perché è dai punti di forza che noi possiamo aiutarli con i loro punti di debolezza. Non è certo pretendere che tutti vadano sempre avanti insieme facendo le stesse cose e amando le stesse cose. Ci siamo? Quindi a fondo negativo, sono registrata, non dovrei farlo, lo faccio, diffidate delle sperimentazioni Montessori che dicono: facciamo mezz'ora di lavoro libero al giorno perché abbiamo gli spazi piccoli. Ben venga, insomma, a me gli atteggiamenti sperimentali vanno sempre bene, perché vuol dire che un insegnante tendenzialmente ci pensa 2 volte prima di fare un'azione educativa e va benissimo. Ma se vogliamo entrare nell'approccio, diciamo così, nella sperimentazione del Montessori, le ore di libero utilizzo dei materiali sono fondamentali. Della mia fissazione sulla natura vi ho già anticipato: orti e giardini sono già dagli scritti di Montessori ambienti educativi a tutti gli effetti, non dimentichiamolo, ma ho promesso, non vi tedio, verrò una volta solo a parlarvi degli orti e dei giardini, ma andiamo avanti. Dicevamo, il lavoro libero è fondamentale in questo ambiente montessoriano, perché è durante il lavoro libero che i bambini utilizzano, lavorano con i materiali Montessori. Che cosa sono i materiali Montessori? Non possiamo approfondire, io forse non ne sarei neanche in grado, ho bisogno però, perché il discorso sia completo, di darvi 3 elementi di base trasversali di comprensione. E 4, scusate. 1, i materiali Montessori sono caratterizzati tutti dalla loro sensorialità. I materiali Montessori parlano alle mani dei bambini, e Montessori scriveva: la mano è l'organo dell'intelligenza. Quello che la mano tocca permette un apprendimento, permette al cervello un apprendimento molto duraturo, significativo, stabile. Avrete sentito parlare delle famose moderne neuroscienze, che sono delle attività di ricerca sperimentali svolte dagli psicologi con degli strumenti complicatissimi, caschetti, sensori che mettono ai bambini, e stanno dimostrando che se un bambino nell'imparare i numeri da 1 a 10 può anche toccare, sgranare, avere delle fiche, il cervello impara prima. Io mi dico: cavolo, ci volevano gli scienziati cognitivi. Montessori l'aveva capito solo guardandoli i bambini alla sua casa dei bambini, e questo mi dà molto coraggio per dirvi: la sensorialità dei materiali Montessori è una caratteristica fondamentale, nobilissima, perché favorisce veramente l'apprendimento dei contenuti da parte del bambino. È come se fosse la mediazione tra il pratico e l'astratto. Tutti i concetti della scuola per un bambino sono sempre astratti, se noi non permettiamo al bambino di toccare la quantità
che 0 sia l'assenza della quantità e che 9 sia 9 fisce, 9 dadi, 9 mattoncini di Lego, ovviamente mi aiuta molto a comprendere i numeri, se posso veicolare il concetto di numero attraverso una quantità che il bambino manipola. Quindi la sensorialità è un elemento fondamentale che a seconda delle fasce d'età poi si declina, ma non possiamo approfondire. E questo, il materiale Montessori ha queste caratteristiche fondamentali di sensorialità e possiamo distinguerlo in due elementi, in due caratteristiche, categorie di massima: il materiale di vita pratica e il materiale di sviluppo. Materiale di vita pratica è un materiale fortemente presente tra gli 0 e i 6 anni, dove Montessori, attraverso i suoi materiali, come dicevamo prima, voleva promuovere nel bambino tutte quelle competenze utili nella vita, quindi nella gestione della vita pratica. Voi vedete alla vostra sinistra uno dei famosi primi embrionali materiali, i telai delle allacciature, per Montessori, proprio perché non è automatico che i bambini imparino da soli ad allacciarsi e slacciarsi le scarpe. Adesso scherzo, faccio un affondo perché è una critica che arriva sempre da genitori e insegnanti. Aveva predisposto dei materiali bellissimi in cui, facendo esercizio, il bambino imparava ad allacciare e slacciarsi su certi telai bottoni, su altri le cerniere lampo, altri i fiocchi. Il lavoro richiesto al bambino è un lavoro direttamente connesso alla promozione di competenze di vita pratica, veicolato attraverso dei materiali messi nell'ambiente a disposizione per lui. Sulla vita pratica, tra i 3 e i 6 anni abbiamo tante offerte, e tante offerte vengono elaborate dagli insegnanti in autonomia, senza che siano veri materiali Montessori acquistabili, certificati, eccetera, attraverso la promozione di attività che tengono fede ai principi della proposta montessoriana, ma che possono essere anche auto-organizzati, autoprodotti, fare dei travasi di acqua, oppure spostare con un cucchiaino la sabbia da una ciotola A a una ciotola B, sgranare, classificare elementi tipo noci, nocciolini in 3 contenitori, avere delle mollette per il bucato di 3 colori diversi, 3 recipienti diversi e classificarli. Adesso oggi non potevamo affondare, sappiate che sono moltissime le attività di vita pratica, la rete, soprattutto se guardate alcuni siti americani anche per genitori curiosi, interessati, ci offre moltissimi spunti per sostituire i biechi giocattoli con attività che hanno una finalità spendibile anche nella vita quotidiana. E questo è un grande insieme di materiali. L'altro insieme, molto più specifico, è caratterizzato dai materiali cosiddetti di sviluppo. Materiali di sviluppo sono i materiali Montessori che sempre hanno degli elementi che parlano alla sensorialità dei bambini e si prestano a promuovere le conoscenze classiche del fare scuola. Dunque, tutto il curriculum Montessori, diciamo, nelle scuole Montessori, il curriculum base della scuola è veicolato tramite i materiali. I materiali servono per imparare le moltiplicazioni, le divisioni a 2 cifre, a fare l'analisi logica e grammaticale, a fare le frazioni, a capire l'orologio. Ci sono elementi e materiali, appunto, di sviluppo che toccano sostanzialmente tutti gli ambiti caldi del sapere. Questo perché? Perché se seguiamo un approccio
Montessori, non è l'insegnante che spiega i concetti. I concetti caldi del fare scuola sono veicolati attraverso i materiali e i bambini li imparano facendo lavoro libero su quei materiali. Ecco perché vi dicevo, diffidate dalle scuole Montessori che fanno fare poco lavoro libero, perché vuol dire che il bambino fa fatica a imparare la divisione a due cifre se non può usare quel materiale tante e tante volte. Ci siamo? Caratteristica comune dei materiali Montessori, che si ricollega un po' a quegli affondi pedagogici dell'inizio, è il controllo autonomo dell'errore. Materiali Montessori sono pensati affinché non sia l'insegnante a dire al bambino: hai sbagliato, devi rifare, oppure hai fatto molto bene, bravo. Il materiale è pensato, e io tutte le volte che lo dico mi stupisco, perché non so una donna veramente 100 anni fa come ha fatto a pensare a così tanti elementi lungimiranti. È sostanzialmente costruito perché sveli, riveli al bambino quando sta compiendo un errore. Nei materiali più semplici è molto intuitivo. Faccio l'esempio di un materiale classico, i fuselli. Fuselli prevedono il casellario dei fuselli, un casellario con 10 spazi dallo 0 al 9 e una serie di bastoncini di legno che venivano messi all'interno di ogni spazio in corrispondenza al numero che dimostra. Allora evidentemente nell'1 io metterò un fusello, un bastoncino di legno, nel 2 ne metterò 2, nel 3 3. Questo è intuitivo, ma mi serve per spiegarvi che cosa intendiamo per controllo dell'errore. E evidentemente i fuselli devono essere contati alla perfezione. Quando il bambino arriva a mettere giù 9 fuselli nell'ultima parte del casellario, se li ha messi male prima, non li ha contati bene, i fuselli non saranno 9. Saranno tendenzialmente o 11 oppure 8, quindi il bambino da solo capirà che dovrà ricontare senza bisogno di aspettare gli insegnanti, fargli vedere il quaderno, farsi fare un segno rosso sul quaderno. E questo funziona anche, e per me è magico, con le tabelline, le moltiplicazioni a tre cifre, le divisioni difficilissime, perché i materiali si prestano ad avere sempre una sorta di guida autocorrettiva. E quando pensavamo prima alla classe Montessori, alla classe che abbiamo oggi a scuola, una classe eterogenea fatta di bambini molto diversi, ognuno con le proprie problematiche, avere un insegnante che non mi fa sentire ultimo della classe perché sbaglio sempre le divisioni o perché scrivo male, io penso che sia veramente un elemento fortemente democratico e fortemente valorizzante l'individuo. Tutti ci dicono impariamo in maniera diversa, però alla fine tendiamo sempre a valutarli nello stesso modo i nostri bambini, a proporre lavori uguali per tutti. Questa è una strategia in cui l'individualità, intesa come la specificità di ogni bambino, è presa in carico, e la valutazione, il controllo dell'errore ne è la dimostrazione, una delle dimostrazioni più direi più nobili del pensiero Montessori. Bene, una bella mazzata. Ci sono, a questo punto facciamo una pausa, respiriamo, ci sono delle domande a caldo? Perché il grosso della presentazione, non so l'orario, vado così alla cieca, se mi date. Ok, perfetto. Allora, se ho altri qualche altro principio, ma visto che ci siamo dette tante cose, mi farebbe piacere avere una sorta di feedback. Ci sono adesso degli elementi che vi creano confusione? Sono stata così brava?
se magari c'è invece qualcosa che vi desta qualche perplessità o non vi sembra strano, inimmaginabile, o anche altre foto, insomma possiamo guardare qualche no, ok. Sì, non è una cosa che chiedo personalmente io, però è una cosa che mi è stata riportata e chiesta diverse volte. E di fronte a questo tipo di approccio, non sto parlando della scuola, io non sono un tecnico della scuola, parlo di famiglie, perché poi è un tipo di approccio che come posso dire, ha delle ricadute anche nella vita familiare quotidiana del bambino a casa. Dal punto di vista, diciamo, della gestione di questo metodo, la paura che io ho notato di tante persone è il fatto che poi venga a mancare, non so come dire, il rispetto del bambino per le regole, il rispetto del bambino verso l'adulto, si possano creare delle situazioni in cui il bambino non è controllabile, quindi il bambino fa assolutamente ciò che vuole, ma non in senso positivo, ma vista come cosa negativa, in cui si manifesta e non ha più rispetto per niente. Questa è un po' la problematica o la paura di interpretazione che ho notato da parte di tante persone. Quindi la riporto in maniera da avere magari un parere, insomma, tecnico e più specialistico. Ti faccio bere ancora. Effettivamente tanti genitori fanno questa domanda, nel senso che libera scelta sembra caos. Libertà totale, caos, il bambino in balia di se stesso, e questa domanda effettivamente dai genitori viene molto spesso. Quello che diciamo noi è che non è assolutamente così, nel senso che avere la libertà di scelta, il bambino sceglie il lavoro che vuole fare, ma sa dove prenderlo, lo deve riporre nello stesso posto, in modo ordinato, in modo che tutti possano poi riprendere lo stesso materiale. I bambini imparano ad aspettare se un bambino sta lavorando. Noi diciamo sempre non si disturbano i bimbi che lavorano, perché comunque se un bambino è impegnato a fare una certa attività e io voglio fare la stessa attività, devo avere la pazienza di aspettare. In un ambiente assolutamente ordinato, se tutti vogliamo stare bene nell'ambiente, tutti ce ne prendiamo cura, cura nella pulizia, cura nell'ordine e nel gestire le cose insieme. Questo è quello che riportiamo sempre noi come insegnanti. Sì, sostanzialmente Katia, già dal punto di vista delle attività, della gestione pratica di una classe, di un ambiente di apprendimento che sta cercando di implementare da tutti i punti di vista le idee di Montessori, vi ha già anticipato quelli che sono le risposte che possiamo dare a una serie di genitori, anche insegnanti o comunque persone scettiche su questo. Diciamo che la teoria ci dice che in un ambiente Montessori ci sono poche regole, probabilmente meno regole di quelle che possono sembrare in un ambiente scuola tradizionale, ma quelle poche devono essere rispettate al 100% e non si può sgarrare. E Katia su questo ha fatto degli esempi molto chiari. Se abbiamo un ambiente a misura di bambino dove tutti gli oggetti possono essere presi e utilizzati dal bambino senza la mediazione dell'insegnante, allora diventa estremamente importante, fondamentale, che il bambino, dopo aver usato un materiale, lo riponga esattamente dove l'ha trovato e così come l'ha trovato. E questo, per esempio,
differenzia molto le routine nelle scuole più tradizionali, dove i mattoncini Lego possono essere messi tutti insieme nello scatolone, oppure i peluche, ho la scatolona, il grande contenitore dei peluche, li metto tutti via, o i vestiti dei travestimenti, li mettiamo tutti velocemente via nella scatola. Non è così in un ambiente in cui i materiali sono costosi, molto specifici, quindi hanno proprio, a volte hanno dei pezzettini di legno più piccoli, vanno proprio maneggiati con cura, e non posso lasciarli in un luogo che non sia la scaffalatura dove li ho presi. Idem per il rispetto, allora mi collego alla domanda iniziale della collega, il silenzio. In un ambiente in cui stiamo svolgendo lavoro libero, io posso fare matematica, tu puoi fare l'analisi logica, io lavoro in un piccolo gruppo, eccetera, il silenzio è fondamentale, ma anche il silenzio dell'insegnante, perché se io mi avvicino a un piccolo gruppetto di bimbi e mostro loro un nuovo materiale, io stessa devo rispettare moltissimo gli altri bambini che stanno lavorando, non posso urlare, non posso parlare con il tono di voce che uso di solito quando gestisco una situazione frontale, devo assolutamente attenermi io stessa alle regole di convivenza di quella classe. E il lavoro libero, ancora una volta, mi impone ribalto l'esempio, se io posso scegliere liberamente l'attività da svolgere, allora si presume, visto che nessuno mi ha obbligato, che quell'attività io la inizi e la concluda, e poi cambia attività. Nessuno me l'ha imposta, l'ho scelta io, e allora questa è un'altra regola basilare, la devo concludere. E questo mi aiuta molto, soprattutto preoccupazione dei genitori in termini di promozione delle competenze della scuola primaria, per esempio. Allora è chiaro che io, se inizio un'attività di matematica, la devo completare, e l'insegnante ha ruolo, l'insegnante che osserva il bambino avrà il ruolo di tenersi traccia di che cosa sta facendo, ha svolto ogni bambino e come lo sta svolgendo. L'insegnante non ha ruolo di gestire la classe frontalmente, ma l'insegnante nell'ambiente Montessori lavora molto e ha un lavoro molto complesso e delicato, è solo diverso dall'ambiente più tradizionale, più frontale, perché non deve insegnare a tutta la classe come siamo tendenzialmente abituati, deve però documentare attentamente chi sceglie cosa, chi ha già fatto dei percorsi di matematica, chi invece non li ha ancora fatti, e arrivare a presentare i materiali quando sente, vede, percepisce che il bambino deve fare un passo avanti nella conoscenza. Magari è pronto, sa fare le moltiplicazioni, allora gliele presento a due cifre, ma io per fare questo devo sempre tenere d'occhio e tener documentato il lavoro del bambino. Allora questi elementi già ci aiutano a capire che in un ambiente Montessori c'è libertà di scelta, ma la libertà di scelta è molto diversa dall'anarchia, faccio quello che voglio. Io posso scegliere liberamente il lavoro da fare, ma per fare questo devo rispettare numerose regole, a volte esplicite, a volte implicite, collegate al concetto di libera scelta, ma che sono tutt'altro, che mi portano tutt'altro che al caos o a un ambiente anarchico. Di solito quando si parla di Montessori in contesti dove appunto partecipano persone curiose, persone scettiche a volte, persone che non sono per niente convinti del valore di questo approccio educativo, sono due le grosse problematiche che vengono rivolte come elementi negativi. Uno è questo, cioè la troppa libertà che genera il caos.
ed è legittimo, non avendo magari mai visto in pratica un ambiente Montessori, è legittimo pensare che posso rovesciare l'acqua, lavorare con la sabbia, mi cade un bicchiere di vetro, non riporto al posto, posso lavorare in gruppo, faccio rumore. Non avendo mai visto, è legittimo che una persona si chieda cosa succede esattamente in una classe. Ma mi sembra che veramente si possa pensare al valore delle poche regole ma molto solide, e che questo possa spiegare anche a chi non ha mai visto un ambiente Montessori come si svolge in pratica la questione. L'altro pregiudizio, problematica, è esattamente il contrario. Ci sono tante persone che hanno magari visto qualche foto, o letto qualcosa di Montessori e dicono: per me è un metodo o un approccio troppo rigido, perché i bambini sono chiamati a stare in silenzio, a parlare molto piano, i bambini devono essere estremamente ordinati, i materiali sono quelli e quindi ingabbiano la fantasia, e fanno esempi a sostegno di questo loro, di questa loro paura. Il Montessori, al contrario, come approccio educativo troppo serio, troppo rigido. Ancora una volta, allora io non devo assolutamente, il compito era di cercare di raccontarvi in poco tempo le caratteristiche del metodo, io non vorrei convincere nessuno, magari incuriosire sì. Però è giusto e legittimo che ognuno, rispetto alle esperienze che ha avuto, tenga la propria posizione, ci mancherebbe. Ma vi invito ad andare a vedere, se potete, perché anche questa paura della troppa rigidità, se leggiamo i testi di Montessori, se vediamo una buona applicazione del metodo, vediamo che è molto diverso da questo. Ossia, ci sono delle rigidità che permettono ai bambini di scegliere liberamente, come il discorso del tono di voce basso. Ci sono però degli elementi che favoriscono moltissimo la libera interpretazione del bambino e quindi un suo pensiero creativo e fantasioso. Pensiamo solo al fatto di potersi esprimere liberamente scegliendo di svolgere un'attività. Questo aiuta moltissimo l'autostima del bambino, il fatto di sentirsi capace. E se io mi sento capace, mi sento che valgo e mi sento che agli occhi della mia insegnante va bene se io decido sempre di svolgere le attività con la mia migliore amica che è sempre vicino a me, io oserò anche molto di più. Quindi è molto apparente la rigidità, ma tantissime modalità, proprio perché sono centrate sul bambino, è come se gli permettessero di volare alto, di sentirsi padrone delle proprie competenze, proprio perché si cerca sempre di partire dalle competenze che il bambino manifesta, dai desideri, dagli interessi. Dico altre due cose rispetto a questa a cui tengo molto, che dalla presentazione non è uscito assolutamente. Allora, uno è il discorso di fantasia e creatività, che sicuramente è un elemento che caratterizza fortemente un certo tipo di pensiero pedagogico moderno, quindi se uno prende un manuale di pedagogia o di didattica degli ultimi 15 anni, c'è scritto 100.000 volte che i lavori di gruppo aiutano per un percorso creativo, perché è bene far fare promuovere la fantasia dei bambini, eccetera, e su questo insomma, penso che ci intendiamo tutti. Mentre non è un elemento così centrale quando si sintetizza il pensiero di Montessori, ma leggendo
probabilmente perché, scusate, non ho finito il mio pensiero, 100 anni fa, quando lei ha scritto e quando lei ha sperimentato, la scuola aveva tutt'altri problemi, si parlava di analfabetismo, si parlava di bambini che arrivavano dalla campagna e vivevano in contesti anche socioculturali molto degradanti, molto sporchi, molto lontani dall'igiene, erano bambini spesso molto poveri che non mangiavano adeguatamente, quindi è chiaro che il pensiero di Montessori andava primariamente a renderli autonomi nella vita e che potessero prendere una licenza elementare che permetteva loro anche un cambio rispetto al loro status sociale. Forse era meno centrale 100 anni fa l'idea di promozione delle competenze legate alla creatività o alla fantasia. Ma leggendo i testi di Montessori in maniera un po' approfondita, lei scrive su questo qualcosa di molto sensato, secondo me, ossia tanti suoi materiali propongono al bambino, danno le basi perché lui possa in un secondo tempo approcciarsi ad un pensiero creativo che però si basa sulla realtà. Allora lei difficilmente avrebbe apprezzato, scusatemi, adesso faccio degli esempi vicini a tutti, avrebbe difficilmente apprezzato Peppa Pig o Winnie Pooh, perché come strumenti che invece sono frequentissimamente nelle scuole dell'infanzia come stereotipo, presentano al bambino non la verità, non presentano un orso come è realmente, neanche un maiale come vive realmente, presentano questi elementi stereotipati. Quindi il fatto che per noi avere tante vignette di Peppa Pig attaccate in classe favorisce il benessere, la fantasia e magari anche il pensiero creativo del bambino, noi ce lo raccontiamo. Non è che un po' di colore, un po' di fiorellini favoriscono veramente un pensiero che si avvicina all'astrazione e alla rielaborazione personale della realtà, piuttosto la impoveriscono. Allora per Montessori la fantasia deve sempre partire da una base adeguata, scientifica, naturale, che noi diamo al bambino. Noi siamo insegnanti, noi dobbiamo mostrare al bambino il più possibile, dargli le chiavi di interpretazione del mondo. Quindi in primis io ti faccio vedere che cos'è un mammifero, ti spiego le caratteristiche di un mammifero, ti spiego cos'è che accomuna un mammifero, ti faccio vedere delle foto di mammiferi veri e diamo anche il nome alle parti del corpo, perché è giusto che tu ti sappia esprimere bene. E in tante scuole Montessori, penso più alle scuole primarie evidentemente, certi animali vengono anche sezionati in maniera brutale per dare il nome alle cose, per far vedere come è fatto un pesce. A volte gli insegnanti più coraggiosi vanno davvero dal pescivendolo, si fanno vendere un pesce e lo mostrano ai bambini. Suona brutale, ma perché per Montessori è il primo passo, è offrire la conoscenza non mediata al bambino, perché noi lo rispettiamo. Noi non gli vendiamo una nostra immagine stereotipata di un animale. Successivamente, però, nel momento in cui, sempre pensando all'approccio Montessori, io ti racconto a 5 anni come si è formato il nostro sistema solare, perché c'è una storia che Montessori ha scritto perché i bambini possano iniziare già a 4-5 anni a capire la differenza fra la Terra, il Sole e la Luna. E a capire perché il sistema dei pianeti è così complesso e lo vediamo rappresentato in questo modo. Io do ai bambini una storia che è una storia perché loro sviluppino un loro pensiero anche creativo, ancorato a poche informazioni tecniche che do loro, ma che si presta moltissimo alla rielaborazione, perché lascio lo spazio ad ogni bambino, per esempio, di fare una ricerca su qualcosa che desidera.
non su tutto il sistema solare, ma di prendere un pianeta e di approfondirlo, di farci una ricerca, di mostrarci che cosa lo ha colpito e interessato di quel pianeta. Allora questo, dal mio punto di vista, è una vera ipoteca al pensiero creativo e allo sviluppo di un pensiero veramente fantasioso da parte del bambino, perché parte dalla realtà, come è giusto che sia, soprattutto perché noi siamo scuola, e perché parte da un suo modo speciale di vedere la realtà. Partendo da poche conoscenze comuni per tutti, lascio sempre lo spazio affinché ogni bambino approfondisca, rielabori, riproponga agli altri, ricostruisca un aspetto del sapere secondo il suo desiderio e le sue modalità. E questo penso che sia molto più rispettoso della fantasia del bambino, che ovviamente non gli deve essere negata, che tanti modi finti che noi tendiamo ad usare, perché i professori ci scrivono tanti bei libri sopra, per esempio facendo un cooperative learning finto. Facciamo un lavoro cooperativo, ma io ti dico esattamente da dove partiamo e dove vogliamo andare. Dopo ti dico anche che la tua sintesi la devi fare su un bel cartellone, perché alla mostra finale dobbiamo attaccare tutti i cartelloni. Se voi volete fare la sintesi del vostro lavoro cooperativo con un gioco teatro, io non ve lo lascio fare perché abbiamo bisogno del cartellone. Allora questa è fantasia e libertà finta lasciata al bambino, c'è poca creatività, anche se apparentemente io faccio fare il lavoro di gruppo perché mi aspetto che da ogni gruppo nasca un contributo creativo, senza però partire dal vero rispetto delle modalità di comprensione del bambino, vendendogliela un po' annacquata. Dopo mi scaldo, scusate, su certe cose poi esagero, però ho risposto? Adesso mi so, prego. Sono una piccolissima integrazione sul concetto di libera scelta. Fantastico. Libera scelta sì, ma in un ambiente predeterminato dall'adulto. Nel caso dell'insegnante, la maestra montessoriana, il compito della maestra montessoriana è proprio quella di organizzare un ambiente che risponda ai bisogni del bambino. Montessori parla proprio di periodi sensitivi che la maestra e predisporre l'ambiente perché risponda attraverso le pratiche materiali a quei bisogni. Lo stesso sia nell'ambiente scuola che nell'ambiente famiglia. Faccio sempre questo esempio di una mia esperienza professionale. Se una mamma vuole far scegliere al bambino i vestiari da mettersi al mattino, quindi un armadio a sua misura, con le sue luci da cui puoi prenderle benissimo, però non può mettere una maglietta a maniche corte, il costume e un maglione, perché il bambino sceglie il costume perché è bello colorato. Se invece mette in inverno un paio, un maglione di lana, la camicia pesante, il bambino sceglierà in un ambiente predeterminato. Nel senso che è vero, tanti genitori dicono sempre ok, libera scelta, il bambino può scegliere in modo analogico, ma il compito dell'adulto, il bambino consapevole, deve essere proprio quello, di fornire gli strumenti al bambino per poter scegliere, con bisogno sempre tarabino. Grazie, anzi. Prego. Chiedo questo. Nel lasciare così tanta libera scelta al bambino, non si corre il rischio che il bambino faccia sempre le stesse attività, quelle che le vengono meglio, quelle che gli piacciono di più, e che faccia fatica a sperimentarne delle nuove, magari incoraggiato. Allora, poi smontiamo la domanda dal punto di vista un po' più tecnico, come è stato fatto adesso, ma anche solo banalmente guardando ai bambini che ci passano sott'occhi, mi sembra che ciascuno di noi possa dire che è quasi impossibile che un bambino non si interessi ad altro se è ben calibrato. Mi spiego meglio. I bambini sono per loro natura molto curiosi. Bambini, se vengono lasciati e stimolati, ci fanno innumerevoli domande.
e vogliono toccare e sperimentare. Se io in una classe, come in una famiglia, porto un oggetto nuovo, i bambini saranno i primi a volerlo usare, o conosco bambini diversi da quelli che conoscete voi. Avete mai visto un gruppo di bambini, voi entrate con un vassoio di una roba che loro non hanno mai visto, continuare a fare quello che stavano facendo prima? Difficilmente in un contesto succede realmente così, perché il bambino per sua natura, finché non è stato plasmato pesantemente da una scuola molto frontale, molto direttiva, da una famiglia molto severa, manifesta voglia di fare. Il bambino per sua natura fa, sta in piedi, cammina ore senza lamentarsi, sposta o fa un esercizio anche 50 volte se si sta divertendo, fa lo stesso puzzle. Quante volte ci chiede di rileggere la stessa storia? 50. Perché è incessante il suo bisogno. Adesso torniamo alla parte più quindi questo è un po' il punto di vista per avvicinare un po' tutti, anche chi non è un insegnante, per smontare, cercare di smontare la teoria montessoriana per arrivare a rispondere alla sua domanda. Mi viene da dire questo: compito dell'insegnante è proprio anche questo, ossia avere sempre un ambiente adeguato e di grande qualità per il bambino. Il fatto che un ambiente montessoriano ogni 2-3 mesi presenti delle novità, qualcosa di nuovo che io porto a seconda anche delle stagioni o delle attività che stiamo facendo il pomeriggio, è estremamente importante. I materiali di solito, questi che abbiamo visto tipici del Montessori, sono pochi all'inizio dell'anno e l'ambiente li contiene man mano che passano i mesi sempre di più, perché io insegnante ho presentato sempre più materiali e dunque la libera scelta, il bambino può scegliere un ventaglio sempre progressivamente maggiore di materiali, e questo fa sì che un ambiente ben strutturato, bello e armonico per il bambino stimoli indirettamente, faccia venire voglia di fare attività diverse. Questo in teoria. L'insegnante ha però anche questo compito. Per esempio, se pensiamo alle attività, quelle più piccanti, tipiche della scuola primaria, per cui le insegnanti sono a volte anche molto preoccupate, ma non imparerà a fare le moltiplicazioni a due cifre, oppure come faccio se non fa mai l'analisi grammaticale o l'analisi logica? Allora naturalmente, giustamente, il genitore, adesso sintetizzo, giustamente l'insegnante è preoccupata anche di questo scambio, perché è nostro compito formare il bambino, fare in modo che apprenda. Tenere traccia di quello che io gli ho mostrato e di quello che il bambino sceglie ripetutamente è un compito molto importante dell'insegnante, proprio per andare a vedere i materiali che il bambino non sceglie mai e provare ripetutamente a presentarglieli. Gli insegnanti Montessori poi sono molto, sarei molto felice se gli insegnanti mi danno manforte o mi smentiscono, gli insegnanti Montessori dicono che è un lavoro incessante quello di presentazione dei materiali nuovi, e non è detto che io presento un materiale al bambino e subito incontro il suo interesse. Magari glielo presento, lui lo lascia lì e per un mese non lo fa. Allora sta a me il mese dopo, 3 settimane dopo, dire: ma guarda, ti ricordi come funzionava? Oppure vedere se non è più funzionale, per certi bambini funziona così, che sia il compagno, magari più grande o che sa usare bene quel materiale, a mostrarglielo per avvicinarlo. Quindi a volte non è detto che sia l'insegnante, ma si può anche fare in modo che il bambino guardi un compagno e cerchi di imparare, e noi supervisioniamo questo processo per vedere se magari il compagno riesce ad attirarlo a sé. Poi succedono degli esempi limite. Per esempio, la mia prima formatrice Montessori
mi diceva che quando lavorava a scuola succedeva che certi bambini nelle scuole Montessori primarie amano tendenzialmente tantissimo la matematica, perché Montessori da medico ha costruito tantissimi materiali per l'apprendimento della matematica. Su altre discipline sono meno in termini numerici, si prestano di più poi alla rielaborazione dell'insegnante, ma sulla matematica per la primaria noi abbiamo un numero incredibile di materiali che piacciono moltissimo ai bambini. Quindi succede che alcuni bambini hanno, come posso dire, tendono la tendenza a lavorare con la matematica magari per 3 mesi, senza fare scienze, senza fare geografia, senza fare italiano. E questo può preoccupare un insegnante, ma nella pratica gli insegnanti dicono anche che è impossibile che dopo 3, 4 mesi, 5 mesi il bambino non senta il bisogno di fare altro. Qualora questo succeda, ci sono delle strategie per aiutare il bambino a passare ad un altro argomento o a lavorare su certe competenze, tenendo buoni e saldi i suoi interessi. Faccio l'esempio della matematica. Sono intrippatissimo di matematica ed è molto bello. A 8 anni sto facendo delle robe, divisioni e moltiplicazioni a più cifre che nella scuola tradizionale se la sognano, ma faccio meno italiano. L'insegnante può, nel rispetto di questa situazione un po' particolare, che magari è unica, un po' paradossale, può arrivare all'italiano partendo dalla matematica, perché si possono descrivere i calcoli, si può iniziare a fare, riscrivere un problema e fare l'analisi logica partendo da un problema matematico. Quindi non è mai il sapere a compartimenti stagni, siamo noi che siamo abituati a proporli, ma attraverso un certo tipo di materiali diventa più fattibile passare da un contenuto ad un altro, perché il sapere è tutto uno. L'analisi logica, che io la faccia sulla frase stereotipata dell'insegnante, sul tavolo ci sono, la mamma mangia 4 pere, che insomma devo fare l'analisi logica e grammaticale, la stessa cosa la posso fare partendo da un problema matematico. Per esempio, il succo della grammatica non cambia, cambia però l'approccio con cui io mi rivolgo al bambino. Questo è una risposta di massima. Penso che ci siano molte eccezioni. In pratica, chi lavora nelle scuole Montessori dice che è possibile che i bambini stiano tanti mesi su un unico argomento evolvendolo, ma dicono che è estremamente raro che il bambino non sia disposto poi a lanciarsi in nuovi apprendimenti. Fondamentale è presentare l'elemento giusto che risponde all'interesse di quel momento del bambino. Quindi sta a questo insegnante che osserva proporre qualcosa di nuovo, magari agganciato ad un ambito che lo sta affascinando moltissimo. E in una scuola Montessori tendenzialmente i gruppi, se noi ascoltiamo quello che descriveva lei, dovrebbero essere misti di età, non dovrebbe essere la prima separata dalla seconda, ma sia l'infanzia che la primaria dovrebbero funzionare per gruppi misti. Questo per esempio facilita tantissimo, oppure il lavoro libero, se nelle scuole pubbliche noi non possiamo fare tutta la giornata in gruppi misti, se le ore di lavoro libero sono fatti con gruppi misti per età, diventa quasi impossibile che un bambino non abbia l'interesse naturale di guardare chi sta facendo qualcosa che magari è più grande di lui, sta facendo una ricerca di scienze e su un cartellone enorme sta facendo una dimostrazione di una ricerca che ha fatto usando il video, degli elementi manuali, delle stoffe. Tutto questo favorisce moltissimo la presa di interesse del bambino. Quindi
è possibile, ma gli insegnanti invitano sempre a dare molta fiducia al bambino, perché è quasi impossibile, non considerando il sapere a compartimenti stagni, che non ci sia il momento propizio di passare dalla geografia alla storia, all'italiana alla matematica. Però forse le insegnanti possono aggiungere, o avete forse voi formate, avete qualche risposta da dare su questo incancrenirsi dell'interesse? Noi siamo all'inizio, non abbiamo tantissimo materiale, però intanto c'è molto l'osservazione, e quindi quando un bambino usa tanto il materiale lo vediamo, vediamo il suo interesse e vediamo anche la sua evoluzione su quel materiale, e dopo viene anche la nostra proposta. Noi proviamo a proporre e comunque il bambino è libero di dire di sì o di no, e vediamo se anche, diciamo, in quel momento sta facendo davvero quel percorso ed è pronta a quella nuova proposta, perché non sempre sono pronti, non è nel loro percorso, ecco. No, per adesso no, magari prediligono alcuni travasi rispetto ad altri. Noi cerchiamo anche di variare le sostanze all'interno, cioè di dargli anche la possibilità di fare la stessa attività con materiali poi diversi. Però per adesso no, si fermano tanto sul materiale, ma perché si concentrano a fare quel lavoro. Ecco, magari capita più spesso che ci sono bambini che lavorano tanto e bambini che lavorano molto meno. Quelli che lavorano meno però sono dei grandi osservatori, perché controllano il lavoro degli altri, si spostano a guardare e sono incuriositi comunque dall'attività del compagno, questo sì. E capita veramente che sono gli altri bambini che propongono, o ai più piccoli che fanno la proposta, questo sì, che presentano il materiale. Quindi... Ecco, abbiamo un po' risposta a una curiosità o rimangono molti dubbi? Va bene, ok. Dopo sì, dopo tra il dire e il fare c'è sempre il solito, ma certo, però noi abbiamo una casistica anche, insomma, sono 30.000, prima volevo dirvelo in introduzione e mi sono dimenticata, arrivo subito, si stimano 30.000 le scuole Montessori nel mondo, non sono poche, molte sono pubbliche, ed evidentemente se ci sono è perché poi i bambini dopo le scuole Montessori riescono con profitto anche a iscriversi ad altri, insomma, a continuare il loro percorso con successo. C'è prima una domanda qua lato mio sinistro, poi là in fondo. Prego. Al nostro interno, la paura di approcciare al Montessori anche nelle altre sezioni non deve esserci proprio per quest'ottica. Una volta che si avrà anche per le altre sezioni tutto il materiale, i bambini saranno proprio occupati in questo modo, quindi la nostra attività di organizzazione si sarà importante, ma sarà un bambino molto concentrato, molto ben occupato a fare, a imparare, a provare. Lo dicevo come considerazione per noi. Sì, io posso aggiungere, comunque mi avete chiamato, spendo tutte le mie cartucce, poi dopo me ne torno a casa. Io penso, dopo insomma più di una decina d'anni che mi sto concentrando sullo studio di questa donna così potente, penso che proprio questo che lei suggerisce come riflessione sia molto prezioso. È assolutamente un percorso in primis per noi adulti leggere i suoi testi e digerire la proposta di bambino che ci fa e di educazione, perché siamo tendenzialmente tutti cresciuti in altri, secondo altri concetti di educazione e di centralità, e dunque
ognuno di noi deve usare un tempo che sarà personale per digerire, prima per leggere e capire che cosa ci proponeva e sicuramente per digerirlo. Non è un interruttore on-off. Ci sono scuole Montessori con tutti i materiali dove le insegnanti hanno fatto i corsi pesantissimi, difficilissimi e sanno gestire i materiali, dove manca una riflessione profonda di rispetto del bambino. Quindi abbiamo tutto quello che io vi ho detto oggi che ci dice la teoria, ma noi vediamo poca attenzione al bambino e poco rispetto, e si vede. E quindi sì, mi fa bene quella classe Montessori, ma a me piace molto, ma non è la panacea per tutti i mali se non è fatta in coscienza, in avendo veramente fatto propri i suoi principi. Diversamente ci sono degli ambienti non montessoriani che non hanno il denaro per comprare i materiali di sviluppo specifici, ma dove le insegnanti hanno interiorizzato la proposta di visione del bambino e del concetto di educazione che passa dal fare, dalle mani, dal non sbagliare, e riesce a preparare un ambiente di apprendimento molto più Montessori di tanti altri, anche se non ci sono tutti i materiali, ma sono proposte, sono atteggiamenti di libertà che il bambino sente. Dunque non è necessario avere proprio il casellario dei fuselli, oddio, ben venga, ma magari tutte le scuole avessero anche a disposizione, o soprattutto, ma pensa anche alle scuole primarie, materiali per fare matematica. Quando io penso alla fatica che fanno i nostri bambini a imparare a memorizzare il procedimento per fare le moltiplicazioni e le divisioni, quando abbiamo dei materiali stupendi, meravigliosi, che sono 100 anni che funzionano su 5 continenti, dico che peccato che i bambini non possano imparare le moltiplicazioni con le perle Montessori, ma questo è un mio auspicio. Diversamente penso che tanti insegnanti riescano ad aver fatto loro il principio e a portare in classe degli strumenti per far lavorare i bambini. Prima parlavamo dei travasi, ci ragioneremo insieme, ma uno può far travasare quello che vuole ai bambini, può far classificare dalle mollette per bucato alle noccioline, ai colori, ai fiori, quello che ci pare. Ci sono degli elementi però estremamente montessoriani in tutto questo, e se noi non leggiamo e non la studiamo difficilmente ci vengono in mente. Se noi proponiamo ogni attività che prevede un processo, per esempio da sinistra a destra, noi favoriamo indirettamente anche in bambini molto piccoli il senso della lettura e della scrittura, un ordine mentale, perché la vita è una, la cultura è una, il sapere è uno. Non è che io posso imparare tutti i numeri e me ne frego delle lettere, non funziona così, perché i bambini sono soggetti ai 1000 stimoli che il mondo dà loro. Ovviamente la pulizia con cui l'insegnante propone anche attività molto semplici deve proprio partire da questa ricchezza. Allora io aiuto il bambino a impossessarsi di alcune strategie, il verso della lettura, come si impugna la penna, che è come si impugna il cucchiaio con cui faccio fare i travasi, o come si impugna la caraffa, con cui sono sempre le stesse dita responsabili di questo movimento e allenamento. Allora non è il materiale Montessori in sé decodificato, ma è un pensiero importantissimo di apprezzamento del bambino e di messa al centro delle sue possibilità di scoperta e di movimento. Arrivederci, in bocca al lupo, Manae. Ci risentiamo, spero, non lo so, va bene, grazie. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Ecco, c'era una domanda là in fondo, forse. Fantastico. Altre domande? Vai, quelle difficili, cui non so rispondere.
Ci siamo, eh? Ora ne faccio una io. Nel passaggio da scuola a casa, il fatto che ad esempio il metodo montessoriano abbia delle caratteristiche che poi dopo non vengono applicate nella vita quotidiana a casa dalla famiglia, crea scombussolamento, può creare scombussolamento al bambino oppure punto, puntini qui lascio rispondere. Allora, i bambini, sapete meglio voi di me, sono persone molto sveglie, molto furbe, per i quali noi dobbiamo nutrire una fiducia incondizionata. Quindi il bambino che ha una struttura scolastica caratterizzata dalla libertà e è promotrice della sua autostima e si trova in un ambiente familiare, per esempio, caratterizzato da decisioni imposte dai genitori e pochissima libertà di manovra, sicuramente mi dispiace molto per quel bambino se lo penso, però sicuramente capirà molto velocemente quali sono le regole a scuola e che cosa può fare a scuola e quali sono le regole per non essere troppo sgridato o punito a casa, e le applicherà in ambiente casalingo. È chiaro che non è la situazione ideale. Io mi arrabbio sempre. Noi a Bressanone abbiamo delle scuole Montessori pubbliche, una scuola grande, abbiamo una scuola dell'infanzia, una scuola primaria molto grande, 250 bambini, e una scuola media con due classi sperimentali a Montessori, fortemente voluti 20 anni fa dai genitori, una dirigente illuminata. Abbiamo questa situazione tutto sommato molto positiva. Questo però porta anche l'altra faccia della medaglia, al fatto che è una scuola di cui si sente parlare e quindi tanti genitori iscrivono lì i bambini, perché un po' è la realtà che va più di moda forse tra le scuole primarie. Quindi iscrivono i bambini senza sapere niente del Montessori e senza poi occuparsi di snocciolare quello che ha scritto Montessori, di riapplicarlo anche nella vita quotidiana. Questo ovviamente non è la situazione ideale per quel bambino, che potrebbe volare molto più in alto se avesse scuola e famiglia che vanno di comune accordo, ma mi viene da dire, è un po' come quando si pensa al passaggio dalla scuola Montessori alla scuola pubblica, quando magari il bambino ha 10-12 anni o 15, dipende, insomma, penso anche, almeno è il male minore, almeno che per 6-7-8 ore al giorno il bambino sia caratterizzato da libertà di scelta, da una maestra che non lo sgrida, non dovrebbe, da una maestra che non lo misura con i voti. Se poi a casa c'è un genitore molto severo, molto orientato, diciamo così, ai valori di una volta, che gli chiede costantemente quanti voti, quanto ha preso, e gli fa fare le tabelline la domenica sera, mi dispiace moltissimo per quel bambino. Ovviamente io penso che potrebbe stare meglio, ma dico, penso almeno per 6-8 ore al giorno quel bambino è in una realtà che bilancia gli squilibri familiari, e forse viceversa, tanti bambini, ma forse anche noi stessi, abbiamo vissuto in una scuola che non si è per niente curata della nostra autostima, anzi ci hanno bello sgridato e dato dei voti bassi e fatto fare davanti a tutti problemi alla lavagna e noi tutti rossi, questi erano i miei casi, insomma, non so se si capisce, quindi una scuola un po' demotivante, ma poi siamo felici, abbiamo a nostra volta scelto di avere bambini perché siamo cresciuti in un contesto familiare in cui eravamo evidentemente apprezzati e non siamo diventati degli insicuri cronici, insomma. Quindi il male minore, tanti genitori sono sempre spaventati, ah bello, ma poi quando andrà alle medie o quando dovrà andare al liceo, sì, però conveniamo tutti sul fatto che i primissimi anni di vita del bambino, lo dicono le ricerche, non è che conveniamo perché siamo creativi, sono fondamentali. I danni più grandi li facciamo sui bambini molto piccoli. Se un bambino cresce con fiducia di sé, amore e attenzione, e poi subisce
delle vicende familiari anche molto dolorose, ma è grande, risentirà molto meno di ciò che di doloroso ha segnato la sua vita, che non il contrario. I bambini, gli studi dicono, bambini per esempio in certi orfanotrofi, in paesi in cui non c'è assistenza sanitaria, che vengono lasciati a letto per i primi 3-4 anni, a volte anche legati e vengono imboccati, quelli sono i bambini che si sviluppano con un ritardo terribile, che devono veramente poi ripercorrere delle tappe esistenziali. Allora io mi dico, se noi possiamo offrire un ambiente a misura di bambino, non centrato sulla valutazione e l'ordine dell'adulto, se anche per 3 anni, se anche per 6 anni, è un regalo, se ne farà una ragione. Tutti i bambini Montessori intervistati dicono: hai fatto fatica ad andare al liceo. Adesso penso alla casistica che abbiamo a Bressanone, perché abbiamo tanti bambini, ormai sono 20 anni, abbiamo quelli già, vabbè, già grandi, e loro dicono: sì, è stato duro, primi 2 mesi ho fatto fatica al liceo, ma ho subito capito cosa non dovevo fare. E sapete cosa dicono, che per me è agghiacciante? 2 cose: dovevamo stare fermi quando c'era l'insegnante in classe, è il modo, no? Il veicolo per far finta di essere attenti, così nessuno ci sgrida, e non dovevamo dire quello che pensavamo all'insegnante. Questi sono i 2 insegnamenti che hanno caratterizzato un grosso numero di ragazzini intervistati dopo la maturità, che hanno fatto fino a 13 anni un percorso pubblico semplice, che fa acqua da tutte le, non perfetto, elitario, un percorso normale di sperimentazione Montessori, e a 14 anni sono andati alle scuole superiori tradizionali. Quello che hanno detto è: non abbiamo fatto fatica coi contenuti, perché chi ama andare a scuola, se amo fare una ricerca a 10 anni, amerò poi anche, insomma, me la farò piacere la storia o la geografia che devo studiare al liceo scientifico, ma è importante che so che per essere accettata nella scuola tradizionale io devo trattenere il mio pensiero, il mio punto di vista. Ci dovrebbe far riflettere molto, ma la scuola funziona così. Perché quando io mi impunto e dico: no, io non voglio farlo questo, vorrei piuttosto fare geografia, lì sì che si arrabbiano le insegnanti. E invece è la possibilità di esprimere me stesso, un mio momento particolare, una mia curiosità, un mio stato d'animo. E questo quindi dovrebbe anche farci venire, come dire, molto coraggio, perché se i bambini hanno dovuto fare queste 2 fatiche, allora dico, allora ne è valsa la pena fare 8 anni in contesto Montessori, un po' più libero, perché almeno siete stati bene. Giusto? Altre osservazioni? Scusate, mi scuso, volevo dire tantissime cose, riprendere dove ero rimasta la volta scorsa, ho fatto un po' un pasticcio all'inizio di intervento, dove volevo spero che sul finale mi sia salvata, perché la struttura mi ha aiutato, però è che volevo fare forse più di quello che sono in grado di fare. Scusate se sono stata un po' più sconclusionata nella prima parte, spero di essere stata abbastanza chiara. Il consiglio che vi do è di leggere, di prendere alcuni suoi libri e di leggerli. Partite sempre da lei, perché ha scritto così tanto su un arco di 50 anni che troviamo tutte le risposte. Diffidate dei riassuntini di Donna Moderna, delle ultime pubblicazioni. Ho trovato un'ultima pubblicazione in libreria che costa poco, ma vale anche poco perché è stata fatta super. Diffidate della sintesi che fanno gli altri, eventualmente anche della mia. Leggete, perché lei ci dice veramente elementi importantissimi con una chiarezza e uno spirito di rispetto verso il bambino da cui qualsiasi lavoro facciate, vita abbiate, penso vi possano scaldare molto il cuore. Grazie per la pazienza.
Grazie, grazie mille. Insomma, traspare la passione che c'è verso questo metodo, quindi grazie mille di essere qui, di averci raccontato un po' di cose. Poi ti aspettiamo ancora, lascio la parola. Grazie a tutti per essere venuti, per essere rimasti qui fino adesso con tanto interesse. Lascio un attimo la parola alla coordinatrice della Scuola dell'Infanzia di Vignale, Katia Mezzadri. Grazie Barbara, davvero, grazie di tutto. Solo una comunicazione di servizio: se c'è qualche insegnante interessato all'attestato di partecipazione, li abbiamo qua al tavolo. Grazie.